E quello che state ascoltando è Fumble Now è il codice che potete usare andando su fumblegdr.it/shop per comprare i manuali di Urban Heroes. È anche un hashtag che potete usare su Twitter se volete, oppure potete scriverci a @fumblegdr in diretta. Anche non in diretta, potete scriverci a @fumblegdr e potete commentare su Facebook questo bellissimo video che state guardando. Detto questo, Fumble lo trovate su fumblegdr.it e su QWERTY.it. Su QWERTY.it potete anche diventare soci di QWERTY, che è un'associazione culturale che si occupa di fare podcast belli, tra cui Fumble, tra cui Com'è quel gioco e tra cui SideQuest, di cui avete visto, se state guardando la diretta su Facebook, il teaser nelle puntate scorse e anche in questa puntata all'inizio, che inizierà il 24 ottobre, cioè settimana prossima. Sarà un appuntamento settimanale, tutti i martedì. Durerà un pochino meno di Fumble, durerà un'oretta e mezza, due, invece che due ore e mezza, tre. Però avrete un'ora e mezza di roba in più la settimana da ascoltare. Esatto. Ci sarà il buon Claudio Custorino, che non gioca più con noi almeno per un po'. E niente, ve lo troverete nel feed di Fumble, quindi è a sforzo completamente zero, non dovete andare a cercarlo, ve lo portiamo noi perché siamo gentili. Dato che noi siamo gentili, voi potete essere gentili con noi. E oltre a darci i vostri soldi, bastardi, tra virgolette. Ah, ecco, mi sembrava strano, non l'avessi ancora detto. Se vi domandate da dove viene questo modo di dire e non lo sapete, dovete ascoltare la QWERTYton, perché tutto è nato lì. Tutto è nato da lì, è vero. Quando deprivato dal sonno, ho iniziato a sproloquare. L'altra cosa che potete fare, oltre a darci soldi o regalarci qualcosa e diventare soci di QWERTY, è andare su iTunes e lasciare delle recensioni a 5 punti fortuna, a 5 stelle del caos o a 5 quello che volete, basta che siano 5. Se lo fate, iTunes ci fa scalare le vette delle classifiche, più gente ci trova, noi facciamo più puntate perché siamo più contenti, quindi ne guadagniamo tutti. Oh, l'ultima volta la puntata si è chiusa in maniera un po' brutale. Eravate scesi nei cunicoli sotto il palazzo imperiale, nei cunicoli usati dai contrabbandieri per portare dentro e fuori da Aldorf e dal palazzo alcuni beni più o meno legali. Avete scoperto delle guardie che si erano ammazzate tra di loro, avete scoperto un mago morto di terrore. Mentre cercavate all'interno delle stanze di questo mago, che pure stavano nei cunicoli sotto al palazzo, il palazzo avete sentito delle guardie mercenarie che stavano venendo a recuperare il corpo. Ral, in un impeto di diplomazia, impeto di mago da battaglia, ne braso uno, ha detto: fermi, chi siete? No, fermi voi, lo uccido, spendo 4 punti e lo uccido di più. Non sarebbe un giovane. Esatto, ricordiamo ricordo benissimo il maso che ha detto: una delle guardie che stava portando il corpo diventa immediatamente cenere. E Andrea fa ok, spendo altri 4 punti per fargli altri 4 danni. E cosa fa? È più morto. Esatto. È l'unica cosa che potevo dirgli. È più morto. Non sarebbe un giovane minchione. A quanto pare la Rigo è l'unica persona seria del gruppo. Lo vedo già la mattina alzarsi. E solo perché adoro vedere il Napal la mattina. La Rigo è l'unico serio perché è talmente rincoglionito che non sa cosa sta succedendo intorno a lui. Okay. Scusate ragazzi, io so che sono burocratico, però abbiamo il nostro... Perché io senza non riesco a fare la partita. Sì, e credo che sia qui dentro. Ok, perfetto. No, perché se non abbiamo il nostro pool di dati... Ah, ok. Fortuna, che non funziona come l'abbiamo sempre usato, ma al momento lo stiamo usando bene, così. Finché non lo leggo accuratamente. Se non abbiamo meglio fortunati che bravi, io l'unica cosa che ho capito è che il dado fortuna si aggiunge a tutti i tiri. Praticamente sì, per come la stiamo giocando noi, il dado fortuna si aggiunge a tutti i tiri, a meno che non siano più di una persona che sta facendo lo stesso tiro allo stesso momento. Sì, in quel caso l'ho avuto. Questo indica che stiamo giocando a cazzo di cane. Detto questo, per alcune cose è più forte, sì. Per altre no, perché in teoria così noi non recuperiamo mai la fortuna, ma la recuperiamo al long rest, è vero. Mentre in realtà la recuperiamo più in fretta. L'ultima cosa che è successa dopo che Ral ha brasato e reso barbecue una persona
è comparso il capo di queste guardie mercenarie che ha sparato un colpo non si sa dove, e in quel momento Alarico ha urlato: no Mor, guarda, hai lasciato il gas acceso a casa, torna a casa, non guardare. Ma non si sa cosa è successo. Ma tenendo fede alle ultime parole di Claudio Pustorino nella puntata scorsa, Dal è ancora vivo, ma il suo petto si sta gonfiando. Io ho sentito tentacolo. Anch'io la puntata tentacolo. Si chiama Tentacoli. Fate un po' voi la matematica. Quindi, rifacciamo un recap della situazione in cui ci troviamo in questo momento. In questo momento siete in un cunicolo. Dal è morto dietro di voi. Io, per non ricordare le cose, immagino che io sia a favore massimo e tutte le carte scariche, no? Certo, no. Come no? Chi lo sa cosa ho usato? Io non me lo ricordo. Se non te lo ricordi, hai usato. La prossima volta fai una foto. Tu ti sei ricordato cosa avevi usato l'altra volta? Ah, ero dietro un muro, quindi non ho usato niente. Certo. Io sono ancora in attesa dei topi. Io sì, me lo ricordo. Ha voglia i topi. Appunto. Io avevo usato riflessi da gatto. C'è Bari lì che fa: ma non dovevamo cacciare topi? Quindi questo è tappatissimo. Io non me la ricordo. L'uomo onesto. Dai, tappo tutte queste. Così a muso. Roberto, quelle tappa, che non usa. Tappa i talenti a manciate. No, una adesso ha tappato 5 terre. Posso lanciare loto nero. Esatto. Un po' me lo costa ricordo. Zero loto nero. Prova. Tappo. Comunque, se oggi il tentacolo è quello di Day of the Tentacle, io potrei essere di buon umore. Tutti gli altri mi fanno stare un attimo. Tra l'altro, l'ho finito per la prima volta un paio di mesi fa. Che era Frigo il PlayStation Plus. Sì. Bellissimo gioco, andatelo a giocare se non l'avete mai fatto. Esatto, e soprattutto se siete del PlayStation Plus, c'è Metal Gear Solid 5 questo mese, quindi. E Amnesia. Ma non siamo qui a fare pubblicità alla Sony, siamo qui a tirare l'iniziativa. Vero. Agilità. Sì. Qua. È un tiro di agilità puro. 4. 2 successi. No, 2 vantaggi. Ma per me sono successi. Ah, giusto, scusa. Perché lui è Alarico. Perché ho detto basta con questa ultima iniziativa. E sarà comunque ultima iniziativa. No. 2 successi. Cazzo. Un successo e 2 vantaggi. Per te i vantaggi sono solo vantaggi. Sì, ma io sto dietro il muro. Ma poi per come tu funziona. Tu eri riuscito a guardare, la tua faccia è fuori dal muro. Per come funziona Warhammer. Ti hai guardato cosa stava succedendo. No, ho chiesto a lui se riuscivo a vedere da dove ero, ma vi ha detto di no. E gli ho detto di no. Perché volevo usare un'azione. Per come funziona l'iniziativa, la usiamo come in Guerre Stellari, quindi avete slot, personaggio e slot avversari. Sì, sì. Però l'ho tirato prima io. Vabbè. I PNG generici, 3 successi. Con 3 dadi, mortacci sua. Si comincia, che bello. In più c'è il capo. Ah, che bello. Adesso fa uno lui. 2 e 1. E c'è Dal. Io ero dietro un muro. Perché sono l'ultimo. E c'è anche Ral. Ral, adesso scoprirete che cosa gli succede. Vabbè, ci dà una mano il combattimento. Mica succederà subito. Sì, successi di nuovo. Ma sono 2000 e ci togli 2 PG così. No, uno non ve lo tolgo. Uno diventa un vostro avversario. È diverso. Ancora peggio. Allora, ci sono io 2 avversari. 3 avversari e poi ci siete voi. In pratica sei ultimo. Dai, ti lascio il posto, Roberto. Sì, inizio io ultimo. Prima tu. Terzo ultimo, allora. Allora. Perché siamo tutti ultimi, quindi sono ultimo comunque. Niente. Almeno rispetto ai non ci pensare. Ci fai vedere un po' com'è questa situazione? Sì. Allora. Perché io, se non ricordo, ero già nel corridoio che stavo tornando su, no? Infatti, allora, quello più davanti a tutti era Ral, che si trovava praticamente di fronte al capo delle guardie e ai tizi che stanno portando via il cadavere. Sì. Uno era stato bruciato, l'altro era gambizzato. Dammi il cadavere. Il cadavere, prendilo, era dentro. Poi, Barin è nascosto nella sala. Molto nascosto. Kutalion è insieme a lui. Giusto, non morto il cadavere. Eh no, io sono uscito. È vero, lui era sì, infatti toccare. Sei fuori dal... Ah, sono fuori. Ma sei dietro a Ral. Sì, giusto. Alarico è lì con te. E Dal... Alarico è lì con te. E Dal viene sostituito da questo bel mostriciato di viola con i tentacoli. Quindi, immagino questi siano a uno,
È perché il biscotto sì, è buono. Questi sono a un altro. Ok. Qua ce n'è uno in mezzo. Complimenti. Tra di voi ce n'è uno. E tra il e bestio... le due guardie che erano qui? Sono tutte considerate insieme al capo. Due però erano venute avanti... Ah, insieme al capo, sì. Ok. Vale, metto una miniatura così ce lo ricordiamo. Ah, perché sono un gruppo, giusto. Intanto condivido su... Ok. Ok. Questa è la situazione. Quello che vedete tu e Cutalion, quello che vedono Alarico e Cutalion, è un tentacolo viola... che si allunga tra voi due, arriva a prendere Ral per la gola e Ral vedete che si gira impaurito e prova a dare fuoco al tentacolo, ovviamente. Sì, è il Ral questo. Sento una forza dentro. Avrebbe dato fuoco anche un bambino, quindi. Sì, infatti. Voi vedete una vampata. Io anche con i vostri personaggi faccio un culo alle cose. Non è differente. Due comete. Due comete, quattro, tre successi. Una valanga di successi. Però c'è anche una stella del caos. Quello che vedete è che il tentacolo prende per un attimo fuoco. Sentite un urlo sovrumano venire da dietro le vostre spalle. E dopo un attimo, dopo un solo secondo, il tentacolo si spegne e sentite, dato che passa in mezzo a voi, il calore provenire da dentro il tentacolo. Ha imparato ad assorbire il calore. Oh, okay. Cazzo. Quindi impara anche. È anche intelligente. Pare di sì. È morta, si sua. Nel frattempo... Quindi teleport. Nel frattempo... So. Se mi vuoi direttamente uccidere con Mori, io lo accetto. Il capo delle guardie urla "Eretici!" e cerca di sparare a noi, a quelli che uno l'hanno attaccato. Adesso c'è un tentacolo rosa che sta facendo robe nel cunicolo. Avete cercato di uccidere le loro guardie. Tentato di uccidere, aspetta. Alcune le avete uccise. Ah, ecco. No, io sì, ho tentato di ucciderle. E prende la mira con una manovra. Quindi aggiunge un dado bianco, aggiunge il suo dado giallo e prova a sparare al tentacolo cercando di prendere più il tentacolo e un po' meno Ral, ma nel caso prenda Ral non gli dispiace. Vero, quindi... Minchia, però... 4 successi. Una stellina del caso. Si annulla con il vantaggio, sono 4 successi secchi. Aspetta, come gli si annulla la stellina del caos con un vantaggio? Sì, se l'azione non ha cose particolari. Ah, ok. Lo puoi considerare uno svantaggio. E in buona questo sapersi. Caso... Beh sì, perché a differenza del Despair di Guerre Stellari esce molto altro, poi, più spesso. Tornando sì, al fatto, intanto andate ad ascoltare la puntata del Filtri Festival di Fumble. La era molto bella, una delle più belle. E a proposito di quella, mi ricollego all'intro in cui abbiamo spiegato un po' dei giochi di ruolo. In questo caso ricordate sempre, se mai doveste masterizzare, che tutto quello che dite potrà essere usato e sarà usato contro di voi. Assolutamente sì. Ma è scritto nelle regole sì, anche sì. Questo, quindi. Ma anche nell'house rule, perché se tu decidi una cosa, poi dopo fa brutto dire no, ma per te non funziona. Certo. Per quello le cose brutte è meglio non farle capitare né ai mossi, perché così non possono capitare neanche ai PG. Mi sembra giusto. Il tentacolo lascia Ral, che cade a terra tenendosi la gola, e voi sentite il bestio che si sta facendo avanti verso di voi. Beh, ma noi eravamo nel tunnel. Sì, anche il bestio. No, era qua, si era allontanato da una parte e stava sparando di nascosto. Sì, dal tunnel. Non era andato indietro nel tunnel, sì, sì. Sì, sì, confermo. Ah, ok, di là. Il tunnel è qua, quindi il muro illusorio sulla sì, destra. Il muro illusorio, ok. Ci sono, e allora dietro. Io sono tipo qua. Va bene, tanto non cambia un cazzo. Cambia perché... Cutalion, guardando indietro, guardando indietro... Vede, perché lui ha la scurovisione, essendo un elfo, esatto. Che Dal è effettivamente apparentemente morto, nel senso che la sua testa è esplosa, però il suo corpo si sta muovendo.
e un tentacolo viola si è allungato dal suo petto e si sta ritraendo adesso tra le vostre gambe, sfiorandovi quasi gli stivali. Io ora ti so, di cosa sono fatti i tuoi proiettili, caos? Io mi giro verso Alarico, lo guardo, fisso negli occhi. Kraken! E terra ferma, oh cazzo! E le guardie si avvicinano al povero Ral per prenderlo. Il tizio no. No, il tizio no, il tizio rimane tizio dietro. Ha cercato di sparare. Col cazzo che si avvicina al tentacolo. Beh. E loro semplicemente cercano di prenderlo. Aspetteramo. Stanno attaccando Ral. No, giusto, anch'io due. Non stanno attaccando Ral per fargli male, ma stanno attaccando Ral per prenderlo. Sì, stanno attaccando Ral. Ah, ecco. No, aspetta, tu forse anche tre, perché io avevo dato una manovra gratis. Hai ragione. Sì, giusto. E con un successo e un vantaggio, le due guardie che si erano avvicinate prendono Ral sotto braccio e gli ficcano una specie di museruola. Sono attrezzati per cacciare maghi, evidentemente. Ma non sanno di Mor. Ma non lo stanno picchiando o ferendo, lo vogliono solo prendere e portare via, apparentemente. Sta a voi. Oh, io mi sposto di qua e unendo le mani dico: Mor, porta il terrore con le tue ali, spazza il caos e proteggi coloro che ti sono fedeli. Apro le mani e un corvo spettrale si alza in volo e inizia. Prova, vediamo se funziona l'incantesimo. Ecco. Mi devo fare prima che Harry Favor, che sono... 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Sono tre miei, uno della fortuna del coso e uno perché sono iniziato. Più due di questi li sostituisco. Difficoltà 3. Perché sto facendo tutto insieme. Minchia. Minchia, due stelle del caos. Col corrifero non fanno niente però, ma questo qui interviene solo per ottenere il favore, quindi togliamo, intanto quei due li ritiro. Tante le voci nella testa dicono, forza Gianni! Yeah! Li ritiro, ok, direi che questi li faccio andare via. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6 successi, 4 vantaggi, 5 favore e lancio, provo a lanciare l'incantesimo. Scusate, ci guardo un tot. Quello è il tuo favore. E l'incantesimo è... No, Invocation. Fellowship. Difficoltà 4, perché ho lanciato Carry Favor. Troppi dadi! Aspetta. E sei solo a rank 2. Ma infatti adesso vediamo questa fortuna se è effettivamente così 4, tanta. 5. 6, 7. Un altro viola. 3, 4... Questo non lo uso perché l'ho già usato, facciamo. Ci vuole la lista della spesa per fare sti tiri. Ma è per quello che è stata ritirata fuori la... Sì, ma probabilmente tra l'altro mi sto dimenticando qualcosa, ma ne... Ah, quindi ne tiri di meno? Ne sto tirando di meno, probabilmente. Bene! Questo è il bilico. C'è uno che lo ritiri. Questi due vanno via. Poi ritira un questo giallo. Questo va via. Questo va via. No, dai, non è così tragico. Ma buono. Due successi, tre successi, due vantaggi. Con tre successi e due vantaggi evoco il coso, il corvo vola, inizia a circolare sopra e mentre sbatte le ali e fa voi vi sentite meglio, come se Mor stesse guardando verso i vostri nemici e non verso di voi. Recuperate tutti una fatica o uno stress, scegliete voi. E pulito. Tutti abbiamo più uno a toughness e willpower. Temporanei. Okay. Finché sì. Dura l'incantesimo che è... Dura 4. Sì, tra 4 lì ci sono un po' di token. Perfect. Cutalion, Barin. Cutalion prima. Posso tenerne 5 perché ho 5 di willpower ora. Cutalion. Allora io mi rivolgo a quello che ha sparato e gli dico: spara lesto, guarda che siamo dalla stessa parte. E mi lancio contro il tentacolo per cercare di distrarlo mentre lui prende la mira. Ok. Quindi provo a fare una manovra di
di distrazione, quindi sono la mia skullduggery contro l'osservazione del nemico. Che è... per tua fortuna solo 2 e 1 nero. Quindi sono 4 più 5. Nessuno... guardalo però il corvo. Alzalo, sì, sì. Uno viola e uno nero, hai detto? Due viola e uno nero. Due viola e uno nero. Ciumbia. Per questo senso. Birico. Anzi, incastrato. Quindi come... Allora, questo se ne va e rimangono tre successi e due svantaggi. Due svantaggi. E un... due recharge token in più sull'abilità. Oh yeah, mi servono i token, scusate. Sì. No, io ne servo un po'. Allora, tanto riesci a prendere il tentacolo in in mischia, in lotta, cercando un po' di buttarlo di lato, un po' di rallentarlo e trattenerlo. Senti che non è particolarmente viscido come potrebbe essere il tentacolo di un di un kraken o di un polpo gigante. Ti sembra anzi abbastanza asciutto, come se il calore che senti dentro, che ha risucchiato dall'incantesimo di Ral, l'avesse prosciugato. Ok. O forse è talmente caldo che l'acqua è evaporata all'interno e quindi si sta seccando. È cotto a puntino. Ok. Allora, io, avendo fatto tre successi, prossimo giro aggiungo due dadi bianchi al mio... Cos'è che hai fatto tu? Al mio combattimento. Manovra di alleggerimento. Okay. E dai comunque un vantaggio. Non è attaccato nessuno però. Il tentacolo. Oh, sì, mi sono ho fatto un attacco contro il tentacolo sostanzialmente. E tocca a Barin. Domanda. Dal muro illusorio io ho visto il tentacolo o... No, dal muro illusorio tu hai sentito... Oh, mor, guarda dall'altra parte, non vedi Ok, fuori. Perfetto, non vedo un tubo. Quindi io esco e vado nella direzione, con lo sguardo nella direzione in cui sapevo che c'era. E vedo quello... Vedi che c'è un bella ammucchiata... Vabbè, ma il Ral che viene trattenuto dalla guardia la vedo. Da due guardie. Da due guardie, da due. Sì, sono un gruppo. Ah, vabbè, io sparo alla prima in linea con snapshot. E quindi faccio il tiro normale. Cos'hai tu, una balestra? Un arco? Una pistola. Una pistola. una balestra, un arco. Voleva le bombe a mano? No, no, non abbiamo trovato la carta giusta. Gli esplosivi? Sì. No, è già vero, dobbiamo ancora stamparlo. E poi sarà il problema di questo gioco è che... Qui devo prendere un blu in più? No, un bianco. Un bianco. No, scusa, questo è un giallo, questi sono bianchi. Anche sono un po' razzisti quelli di Warhammer, perché ad esempio solo questi di e la difficoltà di Manan, Mirmidia, Ranald, Tal, Ulrich e Verena non esiste neanche un incantesimo nel manuale base, perché sono nel Io blocco, ci sono solo Sigmar, Shalli e Mor, perché è un tiro a sorpresa, quindi qualsiasi difesa attiva viene, se ho letto bene, viene annullata. Sì, non possono usare block. No, ok. E il problema di questo gioco, dicevamo, è che per avere tutto bisogna comprare un sacco di espansioni, tantissime espansioni. Direi un cazzo, un fallimento. Games Workshop, un fallimento e due successi, sì. E due vantaggi. E due vantaggi, sì, scusa, un fallimento e due vantaggi. Allora, spari verso, verso la guardia, che però è... le due guardie sono abbastanza concentrate a trattenere Ral, sentono lo sparo ma sono, vedi, addestrate a partecipare a combattimenti in cui i proiettili volano, non si spostano più di tanto e non sembrano più di tanto sorpresi, se non dal tuo comparire dal nulla. E per tua fortuna però il capo non ha notato che sei arrivato dal nulla, perché non essendo né elfi né nani non hanno visto che sei uscito da un muro illusorio, altrimenti avrebbero attacciato anche te con l'usione degli stregoni, pur sapendo che i nani non sono incantatori. E io gli urlo: lasciatelo!
o farò scatenare le mie armi. Bene, loro iniziano a trascinare indietro Ral. Però se vuoi tu puoi cercare di bloccarli, rallentarli con una manovra. Cioè tipo la manovra d'opportunità? La manovra d'opportunità, usi la tua manovra adesso e nell'azione loro, cioè praticamente gli farò l'azione per portarlo via, sennò loro lo trascinano. Non sono una persona fisica. Loro lo trascinano via e arrivano insieme all'altra guardia che ha l'altro corpo e usano le loro due manovre in questo modo, lasciando il capo davanti. Questa si sposta di fianco al capo. Posso romperti le scatole dicendo ma Ral si ribella un po', non è che magari lo riescono a spostarlo un po' di meno? Un po' di meno, sono una. Oppure si prendono uno stress. Va bene, si prendono uno stress. Io ti avevo detto, vuoi fare un'azione per bloccarlo? No, io no. Lui penso che la faccia un'azione per bloccarlo. Ma lui ha la gola strappata a metà da un tentacolo. Ok, mi basa sempre su una fatica. Mentre lo trascina. Sono soddisfatto. Il tentacolo è un po' meno soddisfatto e vedete che Ral avanza ondeggiando. Dal avanza ondeggiando verso Barin e Cutalion. E Barin e Cutalion, adesso che lo vedono così da vicino, mi fanno tutti e due un bel tiro di willpower. Mette pari. Le gioie. 3, 2. La difficoltà è 2. L'onore prima. Anche. Scusa. 2 viola? 2 viola. Ok. Un successo e uno svantaggio. Ok. E invece Barin fugge. No, due successi, due fallimenti e un vantaggio. E prima o poi ci riusciva. Sì, prima o poi, con calma. Due fallimenti. Bei tiri. Sì, devi aggiungere del merda. Vedi Cutalion, vedi Barin che è particolarmente scosso da questa cosa. Mm-hmm. E Barin prende 2, questo è da 3, 2 punti di stress. Ma diciamo la verità, cioè per scorso io mi giro e vedo il mostro senza parlare. Perché i cavalli erano giusti lì? No, erano giusti lì dove ti ha messo Claudio, sotto lì. Cioè, non avevo letto stress e fatica, hai ragione. E vedi che allunga una mano verso di te e dalla mano esce una specie di protuberanza ossea che viene sparata nella tua direzione. Ah, che gioia. Che schifo. Sì. E E hai considerato che hai un in più di willpower? No, io sì. Il mio bless. Ha ragione. Sì. Abbiamo un altro blu. Magari uno in meno. Sarà di stress. Sì, uno in meno di stress. Evviva. Grazie, Robè. Tu hai un'armatura. Ringrazio Amor. Io ho un'armatura. Se ce l'hai segnata davanti. Qua dove c'è l'armatura. No. Boh. Non l'ho presa. Niente di niente. Quindi avevi un in più di toughness, ricordatelo, adesso che prendi le pizze. Sì. No, invece. Aspetta, potrebbe pareggio. Esattamente 0. Vedi la protuberanza ossea che viene sparata dal braccio di Dal, che cade molliccio. Proprio ti ha sparato una delle sue ossea. Ah, ti ha sparato. Ok, perfetto, lo amero. Ti stile Kimimaro di Naruto. Esatto. L'osso si pianta nel muro. Se ti avesse preso, ti avrebbe passato il cranio da parte a parte, probabilmente, perché riesce a perforare la roccia del cunicolo dietro di te. Le gioie. Non ha l'osteoporosi, vedi? No. È il muro che ha l'osteoporosi. E vedete che non è contento e sta cercando di trascinare a sé Cutalion. Però, intanto, le guardie hanno già agito, il capo vi intima, se davvero pensate di essere dalla nostra parte, questo è il momento per provarlo. Trattenete quella creatura, mentre io prendo la mira. Tu già lo stavi facendo, okay. E infatti per quello che non ti ha sparato. Senza nemmeno colpo ferire. Sta a me? No, sta a lui che spara al coso. Che
non sarà un tiro facile. Esattamente, pare. Però tu gli stai dando un bianco praticamente perché stai trattenendo il lurido vecchio. Bello. Mm. Due. Allora, questi due. Se ne vanno, ma rimangono due successi e una stella del caos, che è uno svantaggio. Il proiettile colpisce il mostro e vedi che le sue carni vengono penetrate pesantemente, fa saltare proprio una spalla di Dal. La pistola fa 6 di base, vero? Quindi sono 8 danni e ignora la robustezza, cioè non la robustezza, ignora l'armatura, quindi... Ah, prende... pure i colpi penetranti, ragazzi. Bravo. La creatura non ha preso benissimo la cosa e inizia ad agitare il tentacolo e l'altro ormai tentacolo, che una volta era un braccio, nella direzione di Cutalion, a cui tocca adesso, oppure tocca qualcun altro prima. Ha fatto più iniziativa, no, Cutalion l'ha fatto come me, ma lo prendo come un prima io. Va bene. Tolgo un punto di ricarica da qui, faccio una prova di... provo a richiedere il favore di Mora, aiutami in questo momento difficile. Un miliardo di vantaggi. C'è un... sono qua. C'è un inclinato che... ecco. Buono. Sono... 4 vantaggi, 3 successi e una cometa di Sigmar. Che però per il carry favor vuol dire che mi dà 5 di favore. Ok. E poi... no, guarda, una cometa di Sigmar, a me che cazzo. Dico al tizio, dubiti... aspetta, quanto che ho preso 6, quindi in realtà ne spendo 1 perché spendo 7. Faccio... dubiti di noi, noi non siamo dalla parte di nessuno, voi non siete dalla nostra parte, noi siamo dalla parte di Sigmar. Alzo una mano, le unisco insieme e lancio la cometa, cometa gemella, no, la cometa a due code di Sigmar. Ale. E la tiro contro il tizio col tentacolo. E qua abbiamo introdotto le house rule per chi sta ascoltando, per cui... Alarico usa anche gli incantesimi di Ace. Perché sono così puro, eccendo perché non abbiamo le espansioni, che ce ne sono così pochi. E comunque sì, la cometa Twin-Tailed Comet. Una volta era compagno da... caro compagno. Adesso diventa il tizio col tentacolo. Esatto. Tizio col tentacolo. Tra l'altro, prima cosa, mentre sto scagliando la cometa di Sigmar, posso rendermi conto se è un non morto? No. Mentre stai scagliando la cometa, no. No, no, ormai la tiro, però per sapere se mentre la scaglio e vedo, perché lo sto mirando... quando vedi lui... come colpisce la cometa, sì. Aia. Via. Via. No. Beh, dai. Non è aia, dai. Devi ritirare. C'hai già 4 successi. 4 successi. Puliti, precisi. 4 successi. Con 4 successi, la cometa di Sigmar fa 7 danni. Bastava un successo. Ignora il sock. Ok. Se uccide mi si ricarica istantaneamente. Ma non credo. No, non ancora. Quindi ricarica 5. Però la tua cometa... vedi che lo sta bruciando. Nonostante lui fosse in grado di assorbire il fuoco. Ti rendi conto in questo momento che non è un non morto. È un mutante. Ok. E te ne rendi conto perché la tua magia sta avendo effetto in maniera normale, mentre quella di Ral, che comunque guida i venti del caos e li plasma, ha avuto meno effetto ed è stata assorbita. Okay, quindi Destroy Undead non funzionerebbe su di lui? No, esatto. Perché Destroy Undead è un vento? No, è un incantesimo che però... Funziona continuamente. Continuare. Ah, beh, giusto. No, cioè, domanda scema. Domanda scema. Intanto il corvo fa... è un comatoso mutante. Bello. E con la mia manovra io sono bello in mezzo lì, sono rimaste le guardie lì a uno in distanza, quindi vabbè, aspetto lì, mi metto un po' di lato per non dare le spalle a entrambi e scendo di uno. Ok. Cutalion. L'unico membro della tua ciurma sta cercando di ucciderti in questo momento. Sì, lo so.
Innanzitutto sono contento di essere vivo, perché tra una fucilata e una cometa io ero in mezzo. Ma la cometa di Sigmar colpisce solo gli iniqui. Tentacolo, anzi. Bastava una stella del caos di troppo. Colpisce solo gli iniqui, compagno Gutalion. Ok, io voglio fare un... Quindi anche te. No, io mi concentro nel tenerlo fermo, quindi lo impegno senza ingaggiarlo, cioè senza cercare di ferirlo. Però voglio capire qual è il punto debole della struttura, cioè dove lui è più debole, più vulnerabile. Quindi voglio fare Find Weakness, osservazione contro Guile del nemico. Ok, il Guile del nemico è 4. È dietro, avanti, pugno. Adesso è... sì, esatto. Avanti, esatto. Avanti, pugno. Sì, sto cercando. La difficoltà è 3 viola e basta, perché non è più il vecchio danno. 3 viola e basta. Tirate 72 danni, siete di livello 2. Ma quello è vero. 3 più 1, 3 viola. Guerra Stellari, arrivavi a tirare 59 dadi, però solo con il fucile e solo a 40 sessioni. Allora, 3 e 3, però giusto? Un successo, sì. Un successo e uno svantaggio. No, successo e basta. Punto. Allora, da quello che vedi, è difficile buttarlo a terra, perché le gambe, adesso che ci fai caso, si sono tramutate anche quelle in tentacoli. Okay. Quindi anche tu lo buttassi a terra è una specie di ammasso di... È tipo quei giocattoli che trovi in Piazza Duomo, quelli che ti danno a Natale, tipo gli danno la sfiga e fanno... e si rialzano. Ok, questa con le ventose e il polio. Anche, quelle che tiri sui muli. Esatto, la manina. La famosa manina. Mitica, delle patatine sacra. E quindi buttarla a terra è estremamente difficile. Ok. Ti rendi conto che effettivamente la magia non ha fatto quasi nulla se non quella di Alarico. E ti rendi conto anche però che le cose che l'hanno colpito fisiche, quelle hanno avuto effetto pieno. Quindi se tu dovessi pensare a qual è una sua debolezza delle cose che hai tu... Pugno in faccia! Il pugno magari no, anche perché rischi di essere magari preso dentro alla sua massa molliccia. Ok. Però a tagliarlo probabilmente, o perforarlo più che altro, perforarlo ti sembra l'idea migliore. Ok, perfetto. Va bene, quindi l'effetto della manovra è che mentre la carta si ricarica, io ignoro i modificatori di difficoltà. Perfetto. Per gli attacchi corpo a corpo. Ottimo. E Barin. Ok, visto che l'omino ha detto aiutatemi a prendere tempo, faccio un passo indietro. Si può fare una manovra e un attacco, giusto? Sì. Quindi una manovra e un movimento indietro. Cerco di non stare in linea con... Sì, ok. È solo Roberto che si gira per non dare le spalle, perché non esiste il concetto di dare le spalle in questo gioco. No, però te lo descrivo, perché sì, così se tu mi dici ti arriva alle spalle, io ti dico no. Va bene. Non tiro... guardare le miniature. No. Tiro fuori la mia pistola modificata, attacco il tamburo e vado di covering fire. E quindi la pistola comincia a sparare a pallettoni. Più un viola e un nero. Sì. La sua difesa, la difficoltà è quella base di 2. Base di 2, giusto? Sì. E non considero l'armatura, perché vi ho appena detto che ha le armi perforanti. Nano, spara ad altezza uomo, non ad altezza nano, se no mi gambizzi! Va bene! E io sparo a caso. Ovviamente. Allora, questo dovrebbe annullarsi così. Vado, c'è un triliardo di svantaggi. No, sono solo 2 svantaggi. 4 successi e 2 svantaggi. Con 3 successi posso colpire un nemico e fargli il danno normale. Ok, no. Intanto continui a mantenere il fuoco, quindi sì, puoi continuare a sparare. E in più colpisci. E in più colpisco, sì, intendevo quello, scusami. Ok. Però un nemico può prendere, perché c'è 2 svantaggi, ne bastava uno.
No, aspetta, come si era detto, si legge la cosa degli svantaggi? No, no. Beh, leggi no, per no. avere un'idea giusto di quello che ti fai, decidi tu. Vabbè, se hai qualche idea... Se mia... muori, non è che no, per dire diciamo come svantaggio, che... no, mi no, prendo no, una sfogatura alla caviglia. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Semplicemente che il fuoco di copertura è talmente improvvisato al momento che non è così efficace. Ok. Quindi ha difficoltà a muoversi, ma non soffre il nero. Ok. No, scusa, impazzisco. Gli faccio 6 danni, quindi. Gli fai 6 danni? Di qui ignori. Ah no, la tua è solo no, ma in più è fuoco di copertura, no? In più è fuoco di copertura. Ha un nero. A fare le cose. A sì. tutto. A tutto, praticamente. Sì. Ok. Sono 6 danni, sono 4 danni. Mi si faceva un successo, ti do una manovra gratuita. Che paletta. Vuoi manovre? Io posso darti manovre. Vuoi manovre? Te le spaccio vuoi... sotto banco. La prima, prima è gratis. La prima è gratis. Che manovra? Vuoi la manovra? È pura questa manovra. Il tentacolo, o quello che resta ormai di Dal, che si sta disfacendo sempre di più. Vedete che colpito dal fuoco che continua a sparare e a creare problemi alla creatura, inizia ad agitarsi e il tentacolo inizia a sbattere contro le pareti in maniera abbastanza violenta. E sentite i pezzettini di pietra che iniziano a staccarsi sopra alla vostra testolina. Vediamo quanto velocemente cadrà questo tetto, questo soffitto. Non tetto. Madonna! Inizia a sbattere. Ha preso tutte le travi portanti. No, lui ha fallito la prova in realtà. Quindi, tra le varie cose che iniziano a cadere, sono dei sassi sopra di lui. Ah, bene, un genio. Oh. Vabbè, e non ti sembra particolarmente intelligente. No. E una roccia si pianta praticamente dove una volta era il C'era collo testa, di Dal. Gli rimane infilata dentro al collo. Però... se continua così e magari anche con il rumore delle pistole che comunque fanno sempre un bel botto all'interno dei cunicoli ci viene tutto in testa. Potrebbe non essere troppo sicuro restare qui a lungo. Infatti in quel le due guardie si danno trascinano più in la RAL. Problemi di RAL, mi spiace, c'è un cazzo di mostro tentacolare. La città tentacolare gonfia tutta d'energia. La guardia che rimane e il capo la guardia si avvicina a voi e dice forse è il caso che anche voi vi allontaniate. Ok, perché il capo sta giallo, è già partito. Ah, bello la sua tattica di ehi tenetemi il corpo e carico il colpo e dalla, sono io di fronte e dalla in fondo prova a sparare. Ah, meno male. Però intanto si mette al sicuro. No, al quello sicuro. Va bene, però pensavo. Allora, voi sentite un altro colpo bello potente riecheggiare nei cunicoli. E sono vicino io il nano. Il nano. E la guardia conosciuta. E il tentacolo effettivamente viene preso dal proiettile che lo fa quasi esplodere, cade per terra, però l'esplosione vedete che ha indebolito parecchio il cunicolo e alcuni pezzi un po' più in là stanno cadendo. Il tentacolo è morto. Io voglio andare, se è morto? Sta bruciando? Sta ancora un po' bruciacchiando. Ma non tantissimo, a meno che la tua comunità non faccia bruciare la roba. Vedi che all'interno ci sono delle piccole braci all'interno del corpo. Non sapresti dire se è ancora la magia di Ral che era stata assorbita o se è il proiettile che ha fatto. È molto semplice, io provo a cassare l'estrema unzione di Mor. Sento il suo favore che mi benedice perché la sua anima è traspirata oppure è ancora vivo? No, non senti il suo favore, ma non senti nemmeno il suo sfavore. Quindi vabbè, però non è morto. No, quello che perché senti quando è quando mi muore una creatura vicino io guadagno un favore. Quello che senti è che è morto ma non aveva un'anima. Ok.
non credo che importi da coso, però ok, è morto. Sì. Non c'è bisogno per sicurezza di dargli il colpo di grazia, per me è morto. Per te è morto, perché okay. Senti che comunque Mor ti ha indicato la cosa giusta. Io corro indietro, prendo anche uno di fatica per arrivare di fianco al capitano, faccio lasciate il nostro compagno con il corvo che mi segue ancora. Ok. Vuoi anche fare una prova di charm? Sono indeciso se intimidirlo o fare charm. Ah, no, penso di... No. All'inizio, con il corvo che mi gira sopra la testa, provo a persuasione. Ok. Ma oddio, anche intimidirlo, se no lo sguardo di Mor... esatto. Faccio lasciate il nostro compagno, lo sguardo di Mor è ancora vigile qui su queste grotte con il corvo che gira sopra... La difficoltà è contro la disciplina del capo. Sì. Che sono tre viola e un nero. Tre viola, un nero e sono tre bianchi più il bianco del gruppo. Come fai ad avere tre bianchi? Perché più quello del tre gruppo? Fortuna su fellowship e tre su willpower. Però sei di rank 2. No, i dadi fortuna. E tu sei di rank 2? Sì. Ho letto che può essere al massimo 2. Cioè, come le abilità? Pari al tuo rank. Però io uno lo guadagno in automatico con il passaggio. L'avevo preso. Vai, lo perdo? Non lo so, questo lo è. O non posso usarlo finché non arriva al 3. Forse non lo puoi usare. Diciamo che non lo posso usare finché arriva al 3. Comunque sono un bel po' di danni. Ma sì. Sono anche un bel po' di successi. Sì, però anche un paio di svantaggi. Questo è un successo. Sono 4 successi e 2 svantaggi. Il vostro amico non è in pericolo di vita. Non vogliamo fargli del male. Vogliamo portarlo fuori da qua ed essere sicuri che quella creatura non l'abbia infettato. Può camminare da solo. Lui lo guarda. Se la creatura l'ha infettato, ci penserò io a annichilirlo. No, tu guardi Rale, vedi che è ancora lì. Non è tanto per la quale. Però mi sembra tipo corrotto o sta soffocando? No, sta soffocando perché gli hanno stritolato. No, gli hanno stritolato la gola con il tentacolo prima. Ah, non ce la farebbe tanto a camminare. Vabbè, allora lascia. È come quando nei film lo riprendono che lo sta per ammazzare. Lo lascio stare per un attimo. Però li seguo. Non lo stanno trattando male, l'hanno proprio preso sotto braccio e lo stanno portando fuori. Vabbè, allora comunque se mi avvicino lì con le tre manovre e basta. E sta a voi. E io l'ho fatto. Vai. Bene. Barin. 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 Di Barin. No, per amor del cielo, il nano di Barin non si può vedere. Il cadavere? Il cadavere al momento l'hanno lasciato lì perché gli sembrava più sensato portare fuori una persona. Allora, viva. Io vorrei fare un tiro di education, se è education, per comprendere se la struttura sta per crollare e se sta per crollare quanto tempo abbiamo. Vai. Ci sta? Sì, okay. La difficoltà è 1. 1. No, il biscotto no, grazie. Allora. Tira un chocolate chip cookie. No, le manovre non c'entrano nel trasformare i dadi per il tiro di no, le manovre... No, vero. Oh, io ti odio dalla viola. Ma sono solo 2 svantaggi. Aspetta, dovrei tirare questo magari. Un altro successo e una cometa. Allora, se nessuno spara più nessun proiettile, sì. Dovreste avere abbastanza tempo da riuscire a uscire senza rischiare di farvi crollare i conicoli addosso. Avete qualche minuto, comunque non sta crollando come se fosse... Allora io vorrei andare dentro, perché non era tanto lungo la stanza segreta. No, era una stanzettina. Ok. E prendere i documenti più importanti, l'incantesimo, il sogno, il disegno incantesimo. E quello che se trovo sembra un diario. Bravo. Perché aveva Ral ci aveva dato un'occhiata a tutto, quindi se c'era un diario l'aveva tenuto. Devi fare 2 manovre per farlo, però. Sì, prendo la fatica. Era la seconda cosa che stavo dicendo. Prendo la fatica, prendo 2. Ok. Cutalion, tu aspetti Barin o Teli? Ah, ok.
mi porto in posizione di sicurezza, anche perché sono abbastanza sconvolto. Ho perso il mio secondo, mi ha aggredito. Praticamente dalle mie spalle arrivava di tutto. Quindi in questo momento devo recuperare la stabilità mentale. Esplosioni, proiettili. Esatto, comete. Ma solo io quello che ha preso stress veramente notte. Oh, e adesso inizia che ogni pezzettino. Giustamente. Ogni round. Adesso usiamo anche il party meter. La tensione del gruppo avanza. Eh sì, giusto. Finché non siete fuori. Ok. Inizia a correre da una mano a. Faccio questa emunzione mentre passo sul tipo incenerito. Per quello morti dal favore. Sì, ma sono al massimo, però. Ma come così? Una strisciata col mucchio di. Faccio sul mucchio di cenere il simbolo di Mor. Vabbè, ci disegni bene. Col dito. Che vergogna. E poi vado avanti, dandogli una mano a portare Ral. Ok. Loro avanzano. Il corvo ancora mi gira sopra la testa. E avanza anche il capo. La guardia zoppicando cerca di. Ah, è lui, poverino! Ah, giusto! Ha ancora la freccia che gli spunta dalla gamba. Questo è quello che è stato trapassato la volta scorsa. Ti passa di fianco e di che si sta appoggiando al muro per cercare di andare un po' più veloce. Povero e ti passa oltre. E, tipo... e sta a voi, a parte lui che sta già andando avanti. Io, se appena mi rendo conto della cosa, rimango fermo. Ok, ad aspettare. La guardia passa. No, io non per fare il pignolo, ma era dietro un angolo, a quanto mi sembra. Okay. Chi? Qui. Non è un angolo questo. Sì, sì, ma gentile sta facendo. Ah, ok, affacciandosi la cosa. Ferita nella gamba. Ma come te lava non sembrava. Sai la paura. Sai l'adrenalina. Il corpo. Cosa stai facendo? Provi a curarlo? No, dopo quando tocca. Ah, okay. No, si sposta. Vedo che prendi il taglio. Mi sto portando avanti. Ok, va bene. Per sapere. Cutalion. Io passo di fianco a quello che è ferito. Mm-hmm. E non so perché sono mosso a pietà. Ok. Se gli dai una mano riuscite ad avanzare. Gli do una mano, insieme. Esatto, gli do una mano e con l'arpione spezzo la parte della freccia dove c'è la punta. Così se la bisogna tirarle fuori non si fa male. Ok. Barin, sei l'ultimo rimasto indietro. È interessante questa operazione chirurgica con un arpione. Ognuno usa quel che può. Ho preso quel che ho trovato o devo fare un tiro per trovare? No, avete già guardato che cosa c'era, quindi a meno che tu non voglia cercare altro adesso. Non ce n'è il tempo. Io te lo dicevo, magari un momento di autolesionismo. Ah, ecco. Non mi trovo. E prendo tutto al volo e te lo... Aspetta, i soldi di... No, scherzo, te lo... Faccio avanzare? All'arco, sì. Oh. Anche prendendo fatica per recuperare il gruppo, non so quanta fatica posso prendere. Ah, puoi fare un'altra manovra e prendere una. Tu puoi arrivare al massimo a 4 senza avere svantaggio. E allora un'altra la prende, vai. Avanzate tutti. E ce ne sono ancora 1, 2, 3 e 4 per uscire, quindi io aspetto loro. Tu aspetti loro. E quindi aspetto. Loro avanzano di qua, di uno. Consideriamo qua che c'è. Sì, spostano uno, avanti. E qua spostiamo questi. Quindi noi facciamo uno, due. Loro andranno avanti qua. E siamo qua. Se tutti avete fatto due manovre, prendete tutti una fatica. Oh yes. Il fatto che non ci sia più lo spazio dietro di me è terribile. Ma anche se facciamo una manovra al posto dell'azione? Non possiamo fare due manovre? L'ho già preso. Comunque lascialo qua. E per fare la seconda manovra devi prenderti della fatica. Ok. Non puoi usare l'azione per fare una manovra. Io quando il tizio mi si avvicina metto una mano sulla spalla e gli dico... E lui si tocca. Sì. Esatto. Morti sta guardando. Me coglioni. Dico, non dare nell'occhio. Mi ha fatto la mano.
una parola di conforto. Morti sta guardando, ricordati che devi morire. Quanto Memento Mori. È una ferita critica? No, non era una ferita critica. Quindi il suo target injury level sarà injury level? Il suo injury level era una ferita leggera perché è sotto la metà dei suoi punti ferita. Ok. Quindi uno. Che gambizzato mette le leggere. Va a punti ferita. Sì, sì, certo. Sono uno, due, tre successi, due vantaggi e una cometa. Recupera è un fire. Fino a tre punte ferita. Tre punte di freccia e con i vantaggi rimane come se fosse sotto qualche droga e per un altro minutino continua a guardare il corvo tipo con la bocca aperta e sbavando. Che belle cure. E lo segue mentre il corvo esce fuori. Sembrano i sali di Barin. Avanza anche Barin, avanza anche... Io non gli do la pazzia però. Il party meter? No, l'ha già portato avanti Barin. Di due? Di due. Uff. Uno, due. Ok, grazie. Sì. Il party meter l'hai fatto andare avanti? Yes. Vi rimane, credo, l'ultimo round per riuscire a uscire tutti, se non sbaglio. Quindi subiamo... tutti una fatica e uno stress praticamente. Esatto. Una fatica e uno stress perché il party arriva a 4. Okay. Una fatica e uno stress. Io già inizio a essere... Una fatica e uno stress. Ehi, io sono bello pieno. Una fatica e uno stress. Danghecione. Quando uscite sentite che effettivamente in fondo parte del cunicolo è crollato. Non sta venendo giù tutto a domino. Però la parte dove stavate voi è venuta giù. Vola libero e svanisce. Poi una pioggia di penne. Giusto, uno, due. Grazie Mor per aver guardato nella caverna e non a noi. Ral, vedete che è proprio appoggiato lungo la parete che fa fatica a respirare e comunque ha la museruola addosso. Ora, senza tornare a sollevare pistole o spade o quanto stavamo facendo là dentro, spiegateci cosa stavate facendo. Io vado, lo ignoro e analizzo come sta coso e mentre lo faccio mi tolgo io lo stress, perché lui è benedetto da morte. Non mi sa che arrivo fra un round. Ma no, ma lo lasci marcire sempre di più. Cazzo. Poi diventerà un non morto, no? E noi ci guadagnerà ancora, hai capito? Perché lo uccide. È una tattica diabolica, veramente. Perché lo ammazza e lo uccide. E mentre loro chiacchierano io controllo, gli faccio un check accurato di medicina. Tutto. A quello ferito. Io arrivo al prossimo round. Okay. Vedi che è ferito, non ti sembra che abbia addosso pezzettini di quella pietra verde che ha a quanto dicono i maghi rende mutanti e come è successo ad Al, è così. Sì, un po' precoce di lui però. Si vede che era un elfo particolarmente sensibile. Era allergico alle pietre verdi. Gli elfi in genere sono gli ultimi a diventare corrotti anche dalla mutazione. Ma lui è stato sempre da solo in una foresta, non c'ha gli anticorpi. Esatto. Non è entrato a contatto con il caos all'esterno. Un po' come uno che ha vissuto fuori da Milano per un bel po', arriva e muore di smog. No? Oddio, che brutto destino mi hai appena messo davanti. Vabbè, da dove vieni tu, non è che stai sperduto nella prateria, quindi... Come lui, che era sperduto nella foresta. Da solo. Da solo. E l'hanno anche cacciato dalla foresta. L'hanno anche cacciato. Secondo me sapevano. Ma sapevano che non poteva sopravvivere perché i suoi anticorpi erano a zero, quindi si prendeva una febbre e moriva. Mi sa di sì. Il capo delle guardie si gira verso Cutalion e Barin. Barin è steso per terra rifiato il fianco quando fatiche. Ok. Siamo stati assoldati da un mago. Non molto tempo fa. Chi? Per eliminare un tale Egon. Egon. Un arcimago vestito di viola. Mai sentito. Due fallimenti. Per tempo ninja. E tiri, se prendiamo un 10 minuti, io posso tendere alle ferite e alla fatica di tutti? Sì. Anche alle ferite di Ral.
Tra, non la pazzia, non la quella pazzia. Benedetta da Mor. Certo, sempre benedetta. Mi vale un po' pallituccio, però. Faccio, Mor in questo momento non sta guardando, quindi posso permettermi? E no, inizio. Titica la museruola. Ignoro, culo culo. Gli sposto tipo giusto un po' la museruola per vedere se sotto sta lasciando segni e poi gliela rimetto. E poi vado a curare anche le altre guardie, il capitano, anche dallo stress. Allunga una fatica. Mano per probabilmente darti fuoco, ma non parte nulla. E cura anche le altre. Questo mago ci ha assoldato per eliminare gli scaven che ci sono sotto la città. Scaven. Sì. La mutazione che avete visto è stata determinata dal fatto che eliminando gli scaven abbiamo trovato le mutapietre dentro le loro teste. Queste mutapietre sono state portate via da un vostro emissario chiamato Clemens. Ah. E non ho mai avuto direttamente a che fare con lui, ma la sua fama è... abbastanza. Ci trovavamo qua sotto perché Clemens ha interrogato uno scaven e lui ha detto che i cunicoli erano scavati fino alla residenza dell'imperatore e quindi questo era il posto più vicino che conoscevamo per arrivare nei cunicoli, uccidere gli scaven e evitare che arrivassero dall'imperatore. Ma non deve essere, non ho visto scaven neanche noi, e quello è il problema. Abbiamo trovato le guardie infilzate che avete trovato anche voi e quel mago dell'illusione terrorizzato. Noi abbiamo trovato questo invece nei giorni scorsi, ti allunga un foglio, non è una pergamena, è proprio un foglietto tipo. Lo apro, cioè guardo, c'è scritto cosa? È scritto molto male da una persona che probabilmente non è in grado di scrivere e si sta sforzando lo stesso di farlo. Noi spacca da sotto! Noi trovato buco! Firmato una specie di teschietto con i denti aguzzi. Compagno Putaglio, non dimenticarti delle guardie che abbiamo trovato all'ingresso. Ma troppa. Devo tirare o ho visto che sono i miei arci nemici? Lo capisco il volo, sono pelle verde. Allora, dal teschio, da come è disegnato e da come è scritto male, con una grafia così rozza e puntosa, e anche la grammatica è terribile. Grammatica. ti viene subito istintivo. La cosa bella è che se gli orchi funzionano come Warhammer 40.000 per quanto riguarda magia e cose varie, o è diversa? Proprio. Perché se fossi come Warhammer 40.000 probabilmente il tizio non sapeva scrivere, ma era talmente convinto di saper scrivere che sapeva scrivere. Che Warhammer 40.000 gli orchi, la loro magia funziona perché ci credono. Ma non solo la magia, anche i loro macchinari funzionano perché ci credono, sono convinti che funzionino. Chiunque altro li usi non è in grado. C'era di un bellissimo esempio in cui diceva che la forza dell'ignoranza. Degli orchi tutti dipinti di rosso, tutti dipinti di rosso, convinti che il rosso fa muovere più veloci. Il capitano però è daltonico. Lui è dipinto di verde, ma lui è convinto di essere dipinto di rosso e quindi lui va al doppio degli altri e gli altri tutti dipinti di rosso no, perché sanno che non sono dipinti di rosso. Oddio. Ed è una cosa, quando l'ho letta ho mandato messaggi a Claudio tipo un milione dicendo sono una delle cose più belle mai esistite sulla storia del mondo. Effettivamente. Questi sono dei pelle verdi, quindi stanno in combutta con gli scaven. No, adesso inizio a farmi tutta un'altra idea di quello che sta succedendo. C'è una città a est, mi hanno detto che non è molto male. Trasferirci lì. C'è un culto di Mor molto prolifico, quindi forse non è una buona idea. No, non è una buona idea nemmeno per i tuoi stati. Scusa, sembra che lo sguardo di Mor su questa città sarà bello forte. Sei sicuro che vuoi mancare allo sguardo del tuo dio? Beh, certo, tutti i veri sacerdoti di Mor, so che gli altri ogni tanto dicono cose un po' diverse da quelle che dico io, ma io ho visto in sogno, io so che Mor è ovunque, Mor guarda tutti. Se non ti guarda è meglio. Comunque credo di iniziare a capire che cosa sta succedendo. Qualcuno ha mandato qua tutti quelli che stavano cercando di intralciare i suoi piani con la scusa di scaven, orchi o ma noi abbiamo visto veramente degli scaven. Abbiamo anche qualche corpo ancora da qualche parte. Sì, ma forse erano pochi. Potrebbe essere che voi avete trovato gli scaven e dopo che avete trovato gli scaven qualcuno è venuto a cercarvi perché avevate trovato gli scaven? Possibile, però voglio vedere se lui sta cercando di fare qualche giochetto. Ok, fai una prova di intuizione. Un bad mind fucking.
Ma mancano anche tutti questi dadi che avevo io. Difficoltà? La difficoltà è 3. Non sono molto bravo a intuire, sono una persona del popolo, ma non sono lui è il leader, quindi c'è la fellowship alta. Un vantaggio. Un vantaggio. Non ti sta prendendo in giro, probabilmente non vuole dirvi tutto perché avrà anche lui i suoi cazzi. Però non sembra che stia cercando di sviare, almeno no. Secondo me. Potrebbe essere, ci sono molte trame. No, in effetti la storia degli Skaven è venuta fuori dopo che tu e Ral siete andati sotto a disinfestare la cantina. Però questo mago che io non ho mai sentito. C'è un dubbio però, Mastra Guardia. Olaf è il mio nome. Olaf, Mastro Olaf. Quello che non mi torna è che quando siamo andati giù nelle fogne, se veramente questo pericolo degli Skaven era così sottile ed è stato solo usato come, come si dice, come mezzo per fare questa cosa, sotto abbiamo incontrato un rarissimo incantatore grigio degli Skaven, più un ratto delle dimensioni di un colosso. Non sto mettendo in dubbio che gli Skaven siano nel sottosuolo di Aldorf e che forse siano anche una minaccia effettiva. Sto dicendo che quella conoscenza è stata usata per mandare voi qua, come noi siamo stati mandati qua. Sì. Con la scusa degli orchi. E avete visto tracce di orchi? No. No. Io non abbiamo trovato. No, però voi, capitano, mi sembravate molto intento a assicurarvi il corpo dell'incantatore che abbiamo trovato, prima di qualsiasi altra cosa. Sì. È uno dei miei doveri. Ma siete stati mandati qui per cercare quello specifico incantatore? No, siamo stati mandati qui a cercare orchi. Abbiamo visto le tracce dell'incantesimo. Mi dispiace per il vostro compagno, purtroppo sa, maghi da battaglia. Sono pericoli del mestiere, lo guarda e ovviamente non toglie. Ultimamente accarezzando la testa di Ral mentre sta ancora aspettando con la museruola, gli accarezzo la testa e faccio... Beh, no, non è cattivo, è che purtroppo il loro addestramento... Mi domando solo se noi siamo qua, dove e cosa stessero cercando di fare queste persone. Io non ho ancora avuto altri indizi se non quelli che mi hanno portato qua. Voi avete incontrato questo mago? Oh, abbiamo trovato una biblioteca. Era nascosta dietro un muro illusorio lì nella caverna. Se solo qualcuno fosse tornato a prendere quello che c'era, adesso penso sia crollata. E non ho fatto tutta quella corsa a caso. E dalla saccoccia tiro fuori il diario, la pergamena con gli incantesimi. Ti stavo servendo un... Non abbiamo trovato era un assist, niente, era un assist. Bravo. Va bene. Era assolutamente un assist. Non capisco molto di cosa ci sia scritto. Sicuramente non sono... Io provo a capirlo ora con Education. Dovremmo provare a trovare compagno Clemens. Ti aiuto. Compagno Clemens potrebbe aiutarci. Mi sembrava molto ferrato con queste cose. A quanto pare ha lasciato la locanda. Ferrato è la parola giusta, ma in un senso diverso da allora quello è che un tu tiro pensi. Su intelligenza. E visto che mi sembra importante, dovrebbe essere tornato. Non ne puoi giocare uno alla volta. Mannaggia. No, tu due, perché hai due focus. Quella sì, questa. Tu hai due focus. Quello sì. Tu sì, che puoi giocare tutti e tre. Ah, sì. Quindi difficoltà. Però questa la devi esaurire. Sì, la esaurisco. È per il corso. Questa devi spendere un tuo punto di fortuna. Ce l'ho, non ne avrei tre di punti. Sì. Ok, questa è passiva. Uno. E quella è passiva. Intanto per rispondere alle voci nella testa, sono appena usciti dalla merda, letteralmente, perché sono appena usciti dalle foglie. Strano, è il mood. Sono ancora nella merda metaforicamente, ma sono... E ricordiamoci che l'unico momento in cui curerà Andrea è quando lui non c'è. Esatto. Per il resto, questi e lui mi aiuta. Farsi pregare. E quella è la difficoltà che tu passato. E questa è la difficoltà. Volevo lasciarli lì, io sono a testa, mi dispiace per te. Allora ritira un giallo intanto. Meno male. No. Niente. Come non detto. Vabbè. Successi 0. Mi sa. No, 1. Un successo. Questa si annulla con questo. No, 2 successi. Due successi. È un vantaggio. Allora. Niente. Hai preso il mio dato bianco in più perché ti aiutavo? Okay. Delle cose che hai. No, non l'ho preso. Tira.
Senza mai. Niente. Delle cose che hai preso e portato fuori, che sono gli appunti di quegli incantesimi e quella sottospecie di diario molto, molto breve. Allora, gli incantesimi non saresti in grado di fartene nulla se non capire che sono degli incantesimi e che già l'altra volta Rall li aveva guardati e ha detto: non ci capisco un cazzo neanche io, perché non sono della sua sfera. Certo. I disegni con i tentacoli adesso ti fanno però pensare, dato che quello era un mago dell'illusione, ti viene un dubbio che quello che avete visto non fosse effettivamente Dal che si era trasformato, fosse un residuo dell'incantesimo del mago che probabilmente l'ha ucciso, perché morto in quel modo può essere stato solo una visione terribile o un qualche tipo di illusione potentissima. Se questo incantesimo si è ritorto contro di lui, o qualche altro mago ha trovato il suo incantesimo e l'ha usato contro di lui, è possibile che dell'energia che era rimasta lì, succede spesso anche con progetti un po' più meccanici, che magari una molla rimane più carica e dopo qualche giorno parte la molla e si sposta qualche cosa e si muove. Allo stesso modo anche questo incantesimo potrebbe essere rimasto dormiente finché qualcuno non è arrivato lì a tipo qualcuno consumarlo. Ha toccato una pietra del caos, o qualcuno ha toccato la pietra del caos, o semplicemente smuovendo il mago e essendoci un altro mago le due energie si sono entrate in risonanza. E io metto a parte di chi sta ascoltando di tutte queste mie elucubrazioni che le faccio a voce alta ragionando su documenti che ho in mare. Allora, se così fosse, questo è Olaf che parla. Certo. Secondo me le possibilità vere sono due. Uno, il mago che voi avete incontrato vi ha mandato qua nella speranza di o farvi morire o farvi recuperare qualche cosa che lui non era in grado di recuperare. Magari lui non poteva venire a recuperare questo incantesimo proprio per evitare di rimanerci secco, di attivarlo per sbaglio, se quello che pensi è vero. L'alternativa è che chi vi ha mandato qua apposta sapendo che voi avevate un mago e che l'incantesimo sarebbe stato attivato e quindi ha cercato di uccidervi. Non saprei dire se questa persona è la stessa che ha ucciso il mago che abbiamo trovato o se quel mago è solo morto per inattenzione, come spesso fanno i maghi. Guarda di nuovo Rall con disprezzo. Sì, a questo punto bisognerebbe anche pensare se Rall ha effettivamente agito secondo la sua volontà. Anche questo è da valutare. Non c'è stato un impeto di violenza dovuto alla zona. Magari lui, che sfrutta i venti del caos, ne ha risentito di più di noi che ne siamo. Anche questo è possibile. Infatti, come avete notato, non stiamo malmenando e cercando di uccidere. No, certo, ma semplicemente cerchiamo di appurare che cosa è successo. Potremmo riportarlo alla sua torre, saranno i suoi superiori a occuparsi di lui. Questo mi sembra più che giusto, che giusto, però ecco, volevo spendere queste parole proprio in suo favore, dato che la situazione mi è sembrata molto anomala e lo stress potrebbe aver causato in lui una reazione magica non voluta, che l'abbia agito a comportarsi in questo modo. D'altro canto, come negarlo, visto quanto è successo in un solo corridoio in pochi minuti. Ok, tutto fatto, mentre tolgo la mano dalla gamba del tizio, ripristinandola. Ah! Qualcun altro che ha bisogno dell'intervento di Mor? Guarda, ma no, le tue ferite sono guarite, compagno. Gli sta ancora un po' tremando la mano. Sì, gli stringo la mano. Gli posso dire? Senti, voglio provare. Io non ho capito la no. Gli faccio Rall, buono, e tiro fuori la boccettina dei sacchi. Rall prende un pezzettino di cenere, che probabilmente è l'osso della guardia di prima, e fa un disegnino stimale per terra, disegnando una specie di molto rozza torre, e vi indica: ci stiamo andando. Okay, anche perché penso dove potremmo andare dopo. Mi rivolgo a Olaf dopo aver accompagnato il nostro compagno alla torre.
se ci hanno portato qua, magari ritornare a dove tutto è iniziato. Oh beh, ma non c'è Mastro Egon alla torre. Fa parte dell'ordine di Ametista e molti non lo vedono da molto tempo. Alla torre di Ral. Sì, nessuno di loro ci ha mandato. Anzi... No, portiamo Ral alla sua torre e poi andiamo in taverna. Perché? Perché dalla taverna è partito tutto. Sì, ma accompagno Ral. Cos'è successo in taverna? Questo ve lo sanno raccontare meglio loro. Io non c'ero ancora. In taverna è... abbiamo avuto un'invasione di topi in cantina, abbiamo trovato un buco, dentro il buco c'erano i cunicoli degli Skaven e lì è cominciato il contatto con gli Skaven. Dopodiché in taverna sempre è arrivato questo Egon a ingaggiarci per eliminare gli Skaven, spacciandosi per qualcuno che agiva a tutela dell'imperatore. Dopodiché sempre in taverna hanno ucciso un mago dell'ordine, com'è che si chiamano? Che ne so, io non c'è. Ma quelli che c'hanno tutto l'oro e che gli colano le robe in testa. La sfera dei metalli. Perfetto. Hanno ucciso. O del metallo a Fumble. Sì, ecco. La sfera di Fumble. Hanno ammazzato, inchiodandola alla nostra porta, uno di quella sfera lì, colandogli dell'oro in testa. Già. Yeah. Che ha tenuto i clienti un po' lontani, il che ci ha fatto anche comodo per fare le nostre spedizioni nelle fogne ora. Mentre io riepilogo questa cosa, mi sto rendendo conto che sono giorni e giorni e giorni e giorni che lavoro senza un bottino e quindi non mi sto avvicinando a comprarmi la nave. Quindi fatemi capire bene, scusate se cerco di riassumere quello che vi è successo. Abbiamo trovato in queste fogne un mago grigio. Esatto, sì. Altra cosa che volevo far notare. Un mago dei metalli è stato appeso alla porta della vostra taverna. Un mago celeste è stato giù lanciato giù da una torre. Non si sa se è stato lanciato. Inizio a pensare di sì. E in tutto questo un altro mago vi sta mandando in giro a fare i suoi sforzi comodi. Sì, c'è un problema con la magia. Beh, in questa città, mi sembra abbastanza evidente. Mi sembra un po'... come si dice, diffamatorio verso Mastro Egon. Alla fine è l'unico che si è preoccupato della faccenda. Sì, gli altri maghi si sono messi a ridere dicendo, pensando che questa minaccia degli Skaven fossero solo due o tre topi in giro per le fogne, ma così non era. Beh, quanti ne avete visti effettivamente? Beh, ne abbiamo visti una ventina, ma più un rattone. Uno e uno grigio. Molto 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 grosso. E un altro in grado di controllare le forze del caos. Non sono comunque un esercito. No, no, certo. Beh, hanno fatto crollare dei tunnel quando li abbiamo scoperti. Anche noi abbiamo fatto crollare un tunnel. E poi ne abbiamo... Non sono molto robusti. Ne abbiamo catturato uno e ci ha detto che c'era un grosso assembramento al di sotto della città. Mor mi ha detto di stare attento alla minaccia degli Skaven. Sì, lui? L'ha interrogato Clemens. Sì, Mor me l'ha dentro detto. La taverna. Fammi un tiro di memoria. Mor mi ha detto che gli Skaven sono un pericolo e dobbiamo fermarli. E su questo continuo a non avere dubbi. Credo sia su intelligenza. Quindi sì, se sono un pericolo, okay. Immagino che non siano un paio di dozzine. Poi magari il resto delle informazioni possono anche essere false, ma... Due successi. Preferisco credere alla gente. Il fatto che fossero arrivati fino sotto al palazzo dell'imperatore ve l'ha detto quando Egon ha portato il suo spirito da voi, mm-hmm. E lui ve l'ha rivelato. Clemens era bello che andava. No, già ma fuori. Poi io di fatto. Ma io di fatto. Che Clemens è stato segato nel nostro scantinato. No, no, però. Sì, è vero. Sospetto. Ti viene adesso il quello sospetto che giustamente se Egon è il tramatore è quando il mago potrebbe averci imboccato in quel momento. A me in realtà non dà il sospetto quello. A me il sospetto me lo dà il fatto che ok ha chiamato lo spirito, ma lo spirito dello Skaven potrebbe aver trollato benissimo quello che ha risposto. Che quello è vero. Ma te la pesco se poi l'ha chiamato lo spirito e lo stava burattinando sì, lui. Il problema è che in una direzione o nell'altra noi stiamo continuando a girare a vuoto come delle trottoline. Beh, cioè. Teoricamente noi siamo venuti qui, sì, probabilmente su indicazioni che, visto che sono state dette da uno spirito di uno Skaven, sicuramente non affidabili. Quello che importa è che siamo venuti qui, abbiamo fermato qualcosa di caotico e abbiamo scoperto forse che qualcuno sta manovrandoci.
Tutto questo è nel volere del grande piano di Mor. Il suo battito, il battito delle sue ali ci ha portato fino a qui. Ora dobbiamo solo prendere il vento e volare. Sono d'accordo, però tu ti rendi conto che è frustrante che gli unici giorni in cui non vediamo Pintus siamo nelle fogne? Tu sei venuto con noi nelle fogne? Sì, quindi quel giorno è il peggiore, perché sommi le fogne più Pintus. Ma quando non c'è Pintus, noi abbiamo almeno la merda fino alle ginocchia. È qui Pintus? No, non è Pintus. Ah, è vero, non è Pintus. Hai ragione, scusa. Veniamo. Mastro Bavin. Va bene. Andiamo avanti. Andiamo alla torre. Andiamo alla torre. Pintus o... Barin. Basta. Portiamo Ral a casa sua. Carl e Jacob, prendete sotto braccio il mago e dategli una mano. Si libera. Mi sembra un'ottima idea. Prendete la... Io lo guardo interessato perché lui sta vedendo i segni di Mor, quindi se vede qualche segno sono pronto. Prendete la tua barca o... Eh sì, cioè che poi è la barca di Pintus. È la chiatta da rimorchio di Pintus. Eh sì, è da riportare. Prendiamo quella. Okay. Avete bisogno di un passaggio? Beh, a questo punto se riusciamo a unire le forze potrebbe essere di giovamento per tutti. Accompagniamo il vostro compagno alla sua torre e cerchiamo di fare luce sulla questione. Prego! Saltate tutti a bordo. Fatica boia. Olaf dà segno alle due guardie che non si erano beccate una freccia e che non hanno fatto un cazzo durante tutta la giornata. Beh, non sono più ferite, quindi... Sì, no, ma gli altri due non hanno fatto proprio un cazzo, quindi gli fa cenno di aiutare Cutalion. Io continuo a mettermi a prua e a guardare di sotto se vedo cadaveri. Ok. E seguite i canali andando verso la torre dell'ordine splendente. Siete a un 500 metri quando la cima della torre esplode in una tonante palla di fuoco. Ral rimane con gli occhi a palla sbalordito perché non è in grado di concepire come una cosa simile possa succedere alla sua torre. Si rende conto della gravità della cosa, prende il primo che gli capita, che in questo caso è Barin. Si mette le mani tra i capelli. E che succede, compagno Ral? Tutto bene? E tu? Io stavo guardando sott'acqua. Enrico, ha tirato un petardo. Guarda, ma anche bello grosso. Cosa vedo ora, dopo qualche secondo? C'è una nube di fumo nero che sta salendo. Un nero vero. Un fungo nucleare. Che giorno è oggi? C'è qualche festival? E sì, la sommità della torre sta continuando a bruciare. Ah, sta bruciando. È il festival di Morbius. Oh. Compagno Rale, è normale? Ti tira un pugno non per farti tantissimo male, ma perché di... Fare... credo di no. Qui te lo sei meritato, no, sta cercando di strapparsi la museruola, che però è costruita apposta. Io immagino di forza che ci sarà molto da fare al tempio. Lo sguardo di Mor non è su di noi, però adesso questa è fortuna. Vabbè, anche perché con un segnale così vuoi che non lo veda. Sta cercando di strapparsi la museruola, ma ha fatto 4 fallimenti e 3 svantaggi. Si romperà un dito. La stringe di più. Esatto, si spacca un dito. Sta soffocando. Olaf rimane anche lui senza parole per un attimo e poi vi guarda. Beh, non eravamo dentro, no? Sì, io sono sempre più convinto che... c'è un problema ci con la sia magia. Qualcosa di serio. Beh, credo che non potremmo votare, compagno Rally. Non mi sembra un posto sicuro. È il quarto... Beh, questo sarà più di un mago che è morto. Esatto. Sì. In una settimana. Però, ordine dopo ordine dopo ordine. Uno alla volta. Uno alla qualcuno volta. Ha mandato. Ma voi siete sicuri che qua non sia una cosa fatta? Perché ogni tanto si vedono fiamme uscire dalla torre. Alarico, è esplosa la cazzo di torre! Oh. Beh, sarà molto da secondo fare. Secondo me, se metti... la sommità, no? La beh, uguale, è secondo me, se ti metti qui ad aspettare, tra qualche minuto arriva giù qualcosa. Potrebbe essere un'ottima idea, ci fermiamo qui. Vedi tu. Sentite in lontananza che si stanno alzando urla, gente che sta iniziando a correre per strada. Forse dovremmo andare a dare supporto. Campane che iniziano a suonare delle guardie.
Peccato che io sia solo un iniziato, quindi non posso prendere queste iniziative. Forse tu non avevi qualcosa da fare oggi. Olaf si gira e dice: non ho idea di dove andare a questo punto, forse fuori dalla città è una buona idea. C'è una città a est. No, possiamo andare alla taverna. La taverna è sempre un posto sicuro. Mor non guarda mai lì perché sa che guardo io. Un posto sicuro dove comunque hanno inchiodato un muro, un mago alla porta e avevate degli scavi nel beh, ma non c'ero cantina. Io. Sì, non mi sembra comunque uno dei posti più sicuri di Aldorf, anzi. No, effettivamente no. Beh, di solito si dice che un colpevole non torna mai sul luogo del delitto. Sì, giusto? E il fulmine non colpisce mai due volte, però ha già colpito due volte il mago e gli scaven. Beh, non sono proprio la stessa. Ah, quindi è stato un fulmine a colpire la torre. Allora ci saranno più sopravvissuti. Non provo a rimanere di intelligenza con noi, è una battaglia persa. Ma l'ho capito. Beh, vogliamo andare ad aiutare, ci saranno tante povere vittime, tante vedove, è vero, tanti l'amico. Orfani. Andiamo, andiamo. Io credo che non me la sentirò di avvicinarmi a quella torre in questo momento, anzi cercherò di tenermi ben lontano da qualunque mago mi capiti sott'occhio e guarderà al... Non vi consiglio di scendere qui adesso, le acque sono profonde. Direi che il nostro compagno ora potrebbe esserci utile. Possiamo magari scortarvi a riva, noi proseguiremo verso la torre. Sì, beh, arriva, basta accostare un attimo. Quale segno più grandioso di Mor per dirci di dirigerci lì? Alzo lo sguardo verso il cielo e fa... Un tantino anche troppo. Anche nel sud l'avrei capito, sapete che io sono molto in contatto con voi, signori. Bastava un corvo. Un corvo che volava verso la torre. Beh, ma questo era per voi più che altro, perché io il corvo gli da voi non l'avesse preso sul serio. Avrei cambiato direzione. Va bene, io accosto e guardo Olaf e gli dico... Ok, in questo momento ci dividiamo. Dovessimo avere l'uni bisogno degli altri? Noi in genere abbiamo una stanza in una taverna appena fuori Aldorf, sulla strada verso est. Ok. La prima taverna che trovate sulla strada è la nostra. Possa Mor Va bene. Guardare i vostri passi che farete e non quelli che state facendo in questo momento. E possa Sigmar proteggere voi e il vostro compagno dalla corruzione che evidentemente incombe su questa città. Ecco, siamo noi la protezione dalla corruzione su questa città. Spero di rivedervi vivi e presto. Così a colpo d'occhio, la museruola da mago è a catena o basta slacciarla? Allora, da quello che vedi, se fosse solo necessario slacciarla, Rasa la sarebbe già potuta togliere. Appunto, quindi... Ma non è neanche fatta di catena. Ti sembra che il laccio che la tiene chiusa sia probabilmente trattato magicamente in modo da impedire ai maghi di... Ai maghi? Okay. Sì, sì. È proprio... Beh, ma immagino che ci avrà una chiusura complicata che uno da solo non se la può togliere. Senza dubbio. Cioè non è che c'è una cosa che se uno non è un mago la può aprire facilmente. No, è comunque una cosa complicata anche se non sei un mago. Ok. Okay, allora, se sei un mago è più complicato. Mastrola, se sei un mago è più complicato. Mastrola, scusate, ma prima che voi ve ne andiate, come si smonta quell'aggeggio che ha il nostro amico? Perché capisco che può essere... Grazie. Ti consegna una... sembra una specie di chiavetta molto piccola da infilare nella serratura. L'USB da 128 meg. Sì, però ci metti mezz'ora per metterla perché in una parte non va, nell'altra non va, nell'altra non va e poi va. Una volta che l'hai slegato, tienilo sto affare che può sempre essere utile. E chi ha detto di buttarlo? Ho tutti i maghi che dobbiamo dargli contro. Disegno museruolo per maghi. Segna. Vi fanno cenno e si allontanano tra le strade di Altdorf in senso opposto a quello e comunque a una delle voci di Mor nella testa. Nessun cacciatore di streghe è morto nella nostra locanda. Se n'è andato È uscito dalla porta sul retro. Esatto, e se n'è andato. Esatto, abbiamo sentito il cigolio dalla porta sul retro. E lo sfrigolio anche nella porta sul retro. Esatto. E secchi nelle fogne. I secchi nelle fogne. Che nottata! Io mentre andiamo inizio a preparare l'incensiere, preparo vari kit con il balsamo per l'estrema unzione, perché immagino ce ne vogliano tanti. Però sono molto contento mentre stiamo andando lì. C'è lavoro da fare.
allegria. In realtà probabilmente dove avete lasciato Olaf e i suoi compagni è il posto migliore per attraccare senza essere troppo vicini e okay, mettere a rischio. Sì, ma ci puoi andare a piedi senza metterti a cercare di andarci via mare, via fiume che magari si Beh, perché stiamo attraccando? Ma perché la barca la lasciamo qua, che è al sicuro, non viene, non può essere interessata neanche dai residui dell'esplosione, dovesse succedere qualcos'altro. Noi ci andiamo a piedi, così eventualmente se ci serve ancora l'imbarcazione non ce l'affonda un masso. Questa imbarcazione la posso affondare solo io. In che senso? Che c'era un colpo di tosse, andiamo. Vi avvicinate per le strade di Aldorf, mano a mano che vi fate più vicino alla torre vedete che le guardie stanno cercando di far evacuare la zona portando via più persone possibili. Ci sono già svariati, non sono medici perché sono più che altro macellai e cose e persone che magari stanno prendendo il qua, che faccio, lascio? No, come spesso succedeva. Un braccio, un pezzo e mezzo, che faccio, lascio? Mamma mia. Macellai, barbieri, erano le cose, certo, più simili a un dottore chirurgo, che magari però avesse un quartiere, quindi si stanno facendo in quattro per aiutare. C'è una guardia? Ce ne sono svariate, ce ne sono. Scusate, dove sono i morti? Sono più avanti, lei è un sacerdote di Mor, il suo aiuto è necessario, vada a dare conforto alle persone. Stanno morendo a decine. Io sono più adatto a dare conforto a coloro che sono già spirati. Sarà molto necessario anche quello tra poco, purtroppo. Lo immaginavo, con un po' di sorriso, che faccio fatica. Sei pessimo. Come fai a essere ancora vivo te con questo vestito? Perché vado solo dove ci sono i morti, esatto, e so distruggere i non morti, quindi sono a posto. Lui è sempre al sicuro. O sono inoffensivi o lo dimentico. Sono le vedove che sono pericolose, non i morti. Vabbè. E mano a mano che vi fate strada tra le persone, vedete che i massi che sono caduti dalla cima della torre hanno effettivamente distrutto le case, hanno distrutto carri. I negozi delle strade sono stati fatti a pezzi, persone sono state schiacciate dai massi, alcune vedete che stanno ancora rantolando, sono troppo bruciate per essere curate. C'è qualcuno con in braccio un morto che sembra tipo uno della famiglia? O sì, ci sono svariate famiglie che stanno tenendo, chi la moglie, chi il figlio. E faccio velocemente, metto, senza, la guardo, tipo la moglie, la sorrido, mi chino, faccio il segno sulla fronte. Poi la guardo, ora è con Mor, non dovete più preoccuparvi, è in un posto migliore. Fai una prova di fellowship. La difficoltà è 3 perché non è una situazione facile. Solo fellowship. Quei gialli da dove vengono? Ah, scusa, non è piety o... No, no, è proprio solo fellowship. Il tuo sorriso sulle labbra. E la Charm. E Charm, allora, va bene, quello ci sta. La difficoltà però è 3. Anche leadership, volendo. C'è 5 svantaggi, se ne vanno via, comunque... Con 5 vantaggi. Rimangono comunque dei successi. Sì, sono tutti successi. Mi sembra, e quelli vanno via. Successi, pulito e pulito. 2 successi e un vantaggio. Nonostante le lacrime stiano rigando il volto di questa signora, non è proprio un sorriso, però si attacca al tuo braccio e dice grazie. E continua. Io metto la mano sulla spalla, lei che adesso riconosce l'intervento di Mor, metto la mano sulla spalla. Dico, non vi preoccupate, Mor veglierà sulla sua anima e avremo sicuramente più da patire noi qui che lui ora che è con il Signore dei Corvi. E le tolgo lo stress. Ok. Si tranquillizza, le lacrime finiscono di scendere, però... Ta-ta-ta e vado. Solleva il cadavere del figlio e si sta allontanando lungo la strada verso dove la stanno facendo evacuare, portando il cadavere del figlio. Mi avvicino a loro. Poverina, non ha capito che quello che sta portando adesso in giro è solo un pezzo di carne. Però vabbè, ognuno ha bisogno delle sue cose a cui tenersi. In effetti chiamarlo pezzo di carne... Un piccolo pezzo di carne. Ah, scusa. Pezzettino. Così sì che sei sensibile. È un quarto, che faccio? Comunque quello che qui non ha capito nessuno... Qui. È carne. Nella tattica navale... Ma la prima cosa da fare io tanto mi giro è un paragone e arrabbiarsi
No. Ral, vedete che non è più con voi, si è fatto evidentemente strada mentre vi siete fermati a guardare la... No, no, io infatti volevo dirti, uso Ral come cane da penna, cioè perché vedere se okay. conosce sto bruciatore. Sì, sì, allora l'hai seguito mentre lui è rimasto fermo, oppure ti sta trascinando. No, no, sì, oddio, ti potrebbe trascinare perché non è che tu sia particolarmente robusto e forte. No. 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 Comunque, esatto, dicevi, dicevo che nell'Atlantica navale, quando devi fare un abbordaggio, la prima cosa da fare è mettere confusione nella nave avversaria, perché così tutti i suoi schemi precisi vanno in confusione e loro non sono più capaci di difendere. Questo è quello che sta succedendo in questa città. Ma dov'è la confusione? No! C'è gente che urla per strada. Io, allora, questo è ordine. No. Tutto sta andando no. a mor. No. No, cioè sì, ma no. Cioè sì, ma no. Allora, una calamità naturale, un fulmine può capitare. Dal tuo punto di vista lo capisco. Dal punto di vista invece di chi non pensa a Mor, beh, sbagliano. L'ordine e la confusione sono invertiti. Quindi loro stanno quindi bene. Quindi come per ogni cosa che è ordinata, in realtà loro sono confusi e disordinati? Esatto. Oh, questo è un male. Appunto. Beh, dovrebbero seguire più tutti i precetti di Mor. Si vivrebbe più tranquillamente mentre fiamme e gente che corre di fianco. Io guardo io tranquillo proprio. Sì, il giorno in cui tutti saranno morti, capita. Il giorno in cui tutti saranno morti, sicuramente trionferà la tranquillità. Però non i nani saranno stati gli ultimi ad andarsene, ovviamente, perché l'ha detto lo scamo. Ma non lo so. Perché non piacciono tanto a Mori i nani, in realtà, però non diciamolo. Di meno, ecco, è considerato un po' eretico. Un po' il problema fondamentale è che tutta questa confusione, quindi, che per te è ordine, ma per tutti gli altri è confusione. È stato qualcuno? Sicuramente, perché impegna lo sguardo di chi dovrebbe controllare l'ordine della città. Sono sull'emergenza. In grado di evocare il fulmine? Io non credo che sia stato un fulmine. Beh, Rale è in grado di evocare le fiamme. Ha detto così Mastro Olaf? No, no, abbiamo no, non ci sono. No, ha detto una cosa diversa, ma non è il momento di stare a... sottilizzare. Quindi è intenzionale. Sì, è tutto intenzionale. Chissà se questa gente era il progetto di Mor. Secondo te è un mago celeste che non riesce a levitare e vola giù da 50.000 piani? Uno che è stato colato? Uno che si è terrorizzato con il suo stesso incantesimo e nella torre dei maghi del fuoco un'esplosione? Beh, anche io che sono un sacerdote della morte, ma se mi coglie la morte muoio. Sì, però tu in questo momento stai controllando i tuoi poteri. Mentre tutti gli altri maghi che noi abbiamo incontrato non hanno controllato ciò che avrebbero dovuto tranquillamente controllare. Beh, ma uno è stato inchiodato a una porta. Sì, ho capito. Il suo potere è inchiodare la gente? No, il suo potere non è inchiodare la gente. Il suo potere è avere una corona d'oro in testa che in teoria non si dovrebbe liquefare. Se lo lascia fare... Sono confuso. Quindi forse stai morendo? No, secondo il tuo ragionamento sono sano, sono ordinato, giusto, è vero. Beh, ma forse il compagno Ral può... compagno Ral e compagno Barin sono andati avanti, sarà andato verso la torre. Infatti, ma non quando, c'era niente quando arrivate, no, è solo la cima che è stata questa. Quando arrivate davanti alla torre facendovi strada, in alcuni punti proprio dovete passare tra due massi che sono caduti e che hanno quasi bloccato la strada, quindi non è facile. Sono più agile che panciuto, ce la dovrei fare. Tu ce la fai, Ral. Io poi quando arriviamo lì io perdo almeno mezz'ora, mentre loro fanno quello che vogliono, andare in giro, farmi vedere, fare il nome di Moros, estrema unzione, aiutare alcuni. Ma te era ovvio, ti perdevamo per strada. Sì, esatto. Claudio mette le tragedie con plurimorti, no, tipo esco fuori che ho tanto di quel favore che posso evocare Mor, però... E ti chiede di, ti facendo di togliergli la museruola. Ma io gliel'ho tolta dalla barca. Ah, ok. Per quello ho chiesto la chiave. Gli hai chiesto la chiave, poi non mi hai detto che la liberavi. Io pensavo fosse ancora tu. No, e faccio di e la butto nel canale, nel fiume. Magari se c'è un po' di tuo fratello dentro di te. In cambio di questa mi devi scaricare tutte le casse, esatto, che arriveranno per i prossimi 5 anni. Non ti conviene farlo fare a Ral, perché no, la fa cadere, si spacca la cassa, la prima, no, cassa che prima di andarmene per i fatti miei, dico a Cutalion. Secondo me, visto quello che è successo, l'apprendistato di Ral potrebbe durare ancora parecchio a lungo.
Dipende chi c'era nella cima della torre. O essere finito. Se c'era quello che o c'era. O riniziare da zero perché hanno perso le tracce. Ma non ti eri licenziato il doppio? Comunque io vado in giro. Fai vado... il tuo dovere di prete. Io vado in cerca di loro due. Cioè, mi guardo intorno e non, vedo se non ti è difficile incontro. Pensare che Ral sia andato dritto verso la torre. Quindi ovviamente. Li trovi abbastanza facilmente. E alla base della torre ci sono un po' di maghi che stanno cercando di contenere le fiamme. Sentite proprio il vento smuovere le strade, quasi smuove i sassi da tanto è potente il vento che sta fluendo in questo momento attraverso la dozzina di maghi che ci sono alla base della torre che stanno cercando di contenere le fiamme e l'esplosione. Stanno facendo i pompieri, sì. Stanno facendo i pompieri. Un macellone. Alcuni di loro stanno ancora uscendo e stanno portando fuori quelli che sono rimasti feriti all'interno della torre. E uno di quelli che vedete sono per terra distesi, non è chiaro se siano morti o semplicemente svenuti e molto feriti, è Cutalion, lo riconosce, forse anche tu se hai visto già Rai in passato. Non so se l'abbia già visto perché mi sa che è arrivato dopo. No, però magari tu prima l'avevi visto. Ah! Mai visto Alarico, però non mi ricordo se Ral l'avevi già visto. No, non avevi mai visto neanche Ral. No, non credo. No, perché ci siamo presentati in taverna. Giusto, avevi conosciuto solo gli elfi. Solo gli elfi. Cutalion lo riconosce comunque, è il capo di Ral. Infatti Ral va verso di lui, cerca di capire se è ancora vivo. Beh, io gli sono appresso, quindi... Ok, sta tirando più da di me, lo aiuto. Ok. Mi sembra un'ottima manovra. Questo si annulla con questo, questo si annulla con questo. Lo scuote per un po', cerca di capirlo, poi si gira verso di te e ti dice... È troppo tardi anche per lui. Io devo entrare. Mi dispiacerà. Non sono posso aspettare qua fuori e voi non potete entrare nella torre. Ah, non sono con te. Sicuro che non possiamo entrare? Non posso entrare, non posso aiutarti? Sono sicuro che è meglio che nessuno non addestrato entri nella torre. Certo, capisco. Cercate di... Sì, ci tengo la mia barba. Di aiutare chi potete qua fuori. Io devo entrare e scoprire che cosa è successo. Vedete che parlotta con un paio dei maghi che stanno aiutando gli altri a evacuare la torre. La discussione è un po' più animata, fate un po' fatica a capire che cosa si stanno dicendo, perché comunque tra fiamme, gente che urla e lui che è un po' più in là... non riuscite a sentire bene, però se vuoi provare a sentire, puoi provare a sentire. È una prova di percezione che in questo caso sarà observation, che è un po' generale. Su intelligenza. La difficoltà è un viola ma due neri, che è proprio condizioni avverse della strada. Un successo. E due vantaggi. Qualcosa dovrei capire. Non capisci tutte le parole, ma il concetto alla fine è Ral sta chiedendo di entrare e la risposta dei maghi di rango più alto è non dire cazzate, un mago scarso come te non può pensare di entrare all'interno della torre senza aver completato il suo addestramento e trovare qualcosa che noi non siamo stati in grado di trovare. Smargiassi e sboroni come sempre i maghi da battaglia, al che Ral entra lo stesso e uno di questi maghi lo segue cercando di fermarlo, però sono dentro la torre. Ok, e figurati se noi ci mettiamo un naso e dice cazzo volete voi, verremmo inceneriti. Sì, infatti alla barba ci tengo. Che fate? Bene, ha detto di aiutare, torniamo alla taverna. Pensando? Sto pensando che a rigore di logica dovremmo sapere che ordini mancano. Dei 20? Sì. Perché... Per sapere quali sono le prossime vittime, ma... Sì, per essere
sul luogo della catastrofe mentre scoppia la catastrofe, perché evidentemente solo così possiamo capire che cosa sta succedendo, perché è evidente che li stanno colpendo uno alla volta. O stiamo ad aspettare e facciamo tattica del setaccio, cioè mano a mano che finiscono tutti, se uno rimane in vita vuol dire che sono, è quell'ordine che ha attaccato gli altri. Uno. Bene. Se vengono attaccati tutti siamo punte da capo, però. Sì, ok, ma per ora abbiamo troppe poche informazioni per fare un ragionamento del genere. Torniamo da dove siamo stati deviati, torniamo alla taverna, andiamo a vedere almeno se è successo qualcosa. Se non è successo niente ci ristoriamo un attimo e cerchiamo di capire cosa succede. Qua c'è il macello più completo, nel mentre gente che non ci stiamo capendo niente, noi siamo fuori luogo qui, che stiamo a fare? Anche questo è vero, bisogna recuperare l'Arico, o almeno dirgli di tornare alla taverna dopo. Prendiamo l'Arico e gli diciamo che c'è un ospedaletto nella taverna. Guarda che poi lui è capace di dirlo alle vittime e quelli ti si assiepano davvero dentro la taverna, eh? Poi tuo fratello te lo gestisci tu. Quando invece di avere clienti ci sono gambe mozzate. No. Pareti tinteggiate col sangue. Aspetta, l'ospedaletto fuori e poi la gente che ha bisogno di conforto dentro. Sì, però è uguale. Ma almeno bevono. Sì, ma tu fai pagare le vittime di una catastrofe. Mio fratello lo farebbe. Appunto, però non è una gran bella pubblicità. Però, voi continuate un secondo a parlare che io faccio un fotografo. Mio fratello lo farebbe. Sì, è vero. Io nel frattempo prendo 3 livelli, aggiungo 7 abilità. Claudio non dice niente. Quindi mi prendo altre tutte queste. Claudio, ho un machine gun, vero? Sì, tira un dado blu, se fai un fallimento ce l'hai, non ce l'hai. Perfetto. Io l'unica cosa che sto sperando in questo momento è che alla fine di tutta questa storia ci sia una montagna di soldi ad aspettare me. È possibile. Se magari riusciamo a risolvere la situazione, qualcuno magari ci darà un premio. Come cavolo possiamo fare? Io comincerei a cercare prove su quei cazzo di scavi. Perché probabilmente sono in combutta con gli orchi. Ancora nelle fogne. Possiamo cercare qualcosa sopra le fogne se preferisci. No, basta fogne, basta. Ormai si avvezza all'odore. Sì. E i tuoi vestiti ne sono pregni. Lo so. Se avessi... Ah, forse ce li ho però. Tra l'altro per un abituato al mare l'odore di fogne è proprio una delle cose più estranee che esistano. Madonna mia, davvero. Perché esatto. Ok, cioè, ci sono odoracci in barca, ma... Non così. No, perché lì è proprio giorni aria e aperta, giorni esatto, di aria aperta. Sì, è vero, non c'è tanti odoracci. Io ho fatto due settimane. No, ci sono odoracci, no, io ho fatto due settimane in barca con il WWF, quindi tutto a risparmio energetico e non di puzza. Ti garantisco che sì, non però c'è così tanta puzza. No, perché ti butti acqua in 3x2, quindi... Avete deciso dove andare, quindi? Io premo per andare sulla taverna, perché... Io nel frattempo, per la gioia di coloro che non hanno avuto perdite e per un po' la toccata di palle per quelli che non hanno avute... Ovunque ci sono io c'è sempre un corvo spettrale che gira sopra, perché da più uno di toughness mi immagino che possa aiutare a quelli che stanno recuperando dalle ferite, no? Quindi continuo a chiedere il favore di Mor, se in caso volessero cercarmi, c'è un corvo spettrale che gira sopra, con la gente che... Indovinate chi l'ha fatto. Potete seguire anche la gente che... Non hanno, gli dico, forse... Concordo, seguire, vabbè, però non lo vedo. Seguire il corvo o seguire la gente che si tocca? Penso che siano entrambe tattiche efficacissime. Sì, no, seguo il corvo più che altro perché è fuori dalla linea. La gente che si tocca è come l'epicentro dell'esplosione. Esatto, esatto. Sono d'accordo. Meglio il corvo. Quindi niente, seguiamo il corvo. Poi il corvo spettrale su alcuni cadaveri scende e cerca di beccargli gli occhi, ma è spettrale, quindi non fa niente. E recuperiamo la ricca. Mamma mia, ragazzi. È un corvo comunque. È un corvo. Per me si comporta come un corvo normale. È normale che becchi gli occhi dei cadaveri. Beh, che bello. Sono solo non pezzi di carne. Non fa una pietra. No, no, vero. Quindi dai. Alarico, a che punto sei con i lavori? Oh, beh, qui il lavoro non finirebbe mai. Ma se abbiamo cose più urgenti, lo sguardo di Mor è già presente su queste persone. Non hanno bisogno anche del mio. Dobbiamo tornare alla taverna per fare il punto della situazione. No, sono d'accordo. Ci e comunque perché per me, voi che siete stati con me, per me uno morto e unto estremamente allo stesso livello di un
30 kg di mortadella. Ok. Sai che improvvisamente ho perso la voglia di mangiare la mortadella, che era una delle cose che mi piacevano di più. Cioè, un ragazzino, un ragazzino di 40 kg. Per me 40 kg di quello e 40 kg di trippa sono la stessa cosa. Perfetto. Che bellissimo, che grazie. Una bella immagine. Immagine, esatto. Si chiama oggettività. Se andiamo avanti con un'altra metafora e un'altra similitudine, ci arrestano probabilmente. Sì. Ci basta per cannibali. Esatto. Io andrei a prendere la chiatta e via canale arriviamo dritti dritti al molo della taverna. Così. Anche se sicuramente c'è meno traffico. Ma oddio, mica tanto, perché comunque i fiumi sono uno dei metodi più veloci per evacuare, quindi la le città. Guardie stanno facendo andare parecchie chiatte. Ma vedo, e... vediamo proprio... Allora io mi metto in piedi sulla chiatta, veste di Mor in primo piano, perché immagino che si spostino. Io però voglio provare a fare una cosa. Mentre ci allontaniamo dalla torre, cioè, voglio provare a guardare in giro se c'è qualcuno di fuori luogo. Questa è una bellissima cosa. Bravo. Io faccio spazio alle chiatte facendomi vedere, immagino. Quindi, che vedere un tizio su una barca così. Observation intelligenza. Ok, sì. Quindi 3 più 1. Vi ricordo che fuori dal combattimento potete cambiare quanti cosi volete con dadi stance, sempre. Intanto, intanto che Lupire deve far vedere questa cosa, mi sembra me è scomodissima da portarsi appresso. Sì, non lo sapevo sta roba. Cioè, se avete visto dov'è la telecamera lì sopra? Il discepolo di Mor c'ha una cosa attaccata alla cintura. Il tabernacolo deve essere molto comodo da portare dietro. Alla casetta. Stomp. Difficoltà? La difficoltà sono 3 perché è difficile, 2 perché c'è parecchia gente che urla e corre in giro per la città. Che io sono già sulla chiatta o lo faccio dalla torre? Dimmi tu. Ma io pensando che tu stai facendo qualcosa per farci andare più veloce, non altro. Mor, segue le tue azioni, ti faccio un minor blessing. Quindi, ok. Io lo faccio dalla chiatta perché uso la mia abilità di Boatman che rimuovo un dado nero quando faccio dei tiri di... Non serve un cazzo. Quindi, è per navigare? Sì, è atletico, non è osservazione. Aspetta, questo per utilizzarlo come devo fare? Questo per utilizzarlo... Big City Bravado, perché da un bianco osservation. Devi fare una prova di folklore con un nero di difficoltà. Dai, ma è un giocatore... Ma te che ti do una mano. Ce l'hai lì tu. Folklore intelligenza. Ragazzi, se lo ritenete, però me lo dite. Io spenderei un punto di fortuna e userei la nostra abilità. Quindi 2? Sì. Più fortunati che bravi. Esatto. Con Big City Bravado che danno informazioni sulla città. Sì, tu mentre ti guardi in giro c'è Barin che ti dice: ah, lì quella è una zona dove in genere si trovano che schifo. I salumai a tagliare le fette del mercato nero. Oppure so, i punti ciechi dei corridoi. Guarda quanti vuoti ho fatto. Beh, in realtà questo si annulla con questo, però qua rimane un successo. Questi vantaggi si annullano i successi, rimangono successo, due svantaggi. Un successo e due svantaggi. Vedi un piccolo gruppetto, sono 3 persone, sono incappucciati, quindi non riesci a vederli in faccia, ma il fatto che siano incappucciati, che stiano dall'altra parte della riva del fiume rispetto a dove sta la torre, che stiano guardando nella direzione della torre senza fare alcunché mentre la gente gli passa davanti, comunque, chi trasportando feriti, chi andando ad aiutare, chi sta portando via le macerie, tutti stanno facendo qualcosa e questi 3 sono fermi all'ingresso di un vicolo a guardare quello che succede. Ah, ma non in mare, non in acqua, no, sono sulla riva e stanno guardando che cosa succede, sono incappucciati. Dalle dimensioni non sono sicuramente dei nani, sono o umani o elfi. Dalla stazza o mutanti. Dalla stazza potrebbero essere più umani che elfi, perché comunque sono leggermente più bassi, un po' più larghi. E li vedi per un attimo soltanto, perché si accorgono che qualcuno li sta guardando. Si girano e entrano nel vicolo. Io faccio cenno a loro 2.
Hai trovato un cadavere? No, tre incappucciati nel vicolo, che non c'entrano un tubo con tutto quello che sta succedendo qui intorno. Molto interessati alla torre. Fermiamo la barca. Mi fido dei tuoi istinti, d'altra parte non saresti sopravvissuto come grande bucaniere che sei stato senza il tuo istinto. Io seguo ovunque Morvoglia, potrebbe essere un segno. Che dite? Cerchiamo di non incenerirne uno se dovessimo trovarli. Ral non è con noi, quindi. Essendo assente Ral, esatto. Mi guarda tu non vedi se c'è Ral da qualche parte. Ral è entrato nella torre mentre tu non c'eri. E vedi dalla torre. Che dite? Proviamo? La barca è tua? Veramente di mio fratello. Ok, quindi. Fermiamoci. Andiamo. E rincorriamo. Ok. Ma un nano non può. Allora passo. Faccio fare il fiume alla chiatta, ormeggio dall'altra parte, scendiamo e seguiamo nel vicolo. Ovviamente non sono più nel vicolo, quindi se volete cercarli dovrete cercarli. Tracce. Cerca le tracce. Ok. Allora, vediamo un po'. Io invece voglio fare uno stunt. Voglio usare la mia santità per avere un segno da Mor. Ok. Che può essere qualsiasi cosa, anche non vero, chiaramente. È un segno. Però è un segno. Un segno qua sulla faccia. Difficoltà? La difficoltà è quella standard, se non è segnato niente sulla carta dello stante non mi pare. Based on star special, dipende, GM no. Distraction. Cosa stai facendo? Io sto cercando un segno di Mor. Intuizione? No, piety, santità. Santità. Niente. Ah, che ti visto a fare stasera? Non c'è la mia. Madonna! 3, 4. Benvenuto Simone, grazie. 4, 4 vantaggi, 2, 4 successi, 2 vantaggi e una cometa di Sigmar. Appare Mor e mi fa là! No, muore uno di quei il tre. Il corvo sta cercando di dirmi qualcosa. Quando guardi nel vicolo. Comunque hai 3 successi, riesci a fare l'azione in una maniera incredibilmente bella. Guardando all'interno del vicolo hai proprio per un attimo la sensazione che il tempo si sia fermato intorno a te. Tu ti guardi intorno, loro sono fermi a mezz'aria che si stanno muovendo nella direzione in cui stavate andando. Si staranno riposando. Alzando gli occhi verso il cielo vedi che il fumo è fermo, immobile. C'è un corvo che sta volando sopra di te. Guarda, e sta puntando verso il dove state andando voi nel vicolo, ma un pochino più a sinistra. La cosa che noti solo per ultima, perché prima il tuo sguardo si perde sul corvo, il corvo, è che praticamente vedi come se il sole si stesse spegnendo a spicchio e rimane illuminato solo un piccolo pezzettino che più o meno sarà un ottavo, due ottavi di torta per dire un quarto. Beh, io vado avanti ignorando completamente che loro si siano fermati o altro, io vado avanti verso la direzione che indica il corvo con il dito puntato avanti, non proprio puntato ma un po' con la mano avanti in cerca di qualcosa per prendere qualcosa e inizio ad andare dritto in quella direzione. Voi vedete che lui alza la mano e va fermati in direzione. Aspetta, da questa parte. Quando fa così ci chiamo l'invasato. Ok, esatto. Beh, stai guardando tracce intanto, no? Sì, io cerco comunque tracce fisiche. Quindi, mentre io pregavo come prima. Difficoltà 2 3. La difficoltà è in questo caso non è 2, ma è 2 più 2 neri. Perché okay. Comunque loro cercano di nascondersi. Fortuna del gruppo. E aggiungo il mio di bravado. Allora, hai 3 successi. E avevi 2 clessidre. Che vuol dire che ci metti un bel po'. È difficile notarle anche perché con i detriti che sono caduti, comunque il casino di gente che è andata avanti e indietro sì. per i vicoli, non sei sicuro all'inizio di quali tracce tu stia guardando. Però un po' anche grazie al fatto che
oltre ai detriti, cioè, si è sparsa della cenere anche per terra. Adesso camminando hanno lasciato delle impronte un po' più evidenti. E da come sono le impronte, sono le impronte di quelle tre persone che hai visto, che in fondo al vicolo si separano. Mm. Vanno due da una parte e uno dall'altra, due a destra e uno a sinistra. Quello che va a sinistra ti sembra quello con il passo più pesante, gli altri due hanno un passo un po' più leggero. Ok, quindi più lento tendenzialmente potrebbe essere. Mentre vado il morno, il sole si copre, solo uno spicchio ne rimane scoperto. Cra, cra, dice il corvo, mentre seguo. Mai più. Cosa? Mai più. Corvo, mai più. Mai uno più. Lento, due veloci. Lento. E che guardi lui, ti aspetti una risposta. Lento, lento. Io sono già avanti. Ok. Sì, lui da che parte sta andando? Lui sta andando leggermente verso sinistra, se sta seguendo dritto, il corvo. Sto seguendo il corvo. Okay. E io gli do una mano. Non vedete? È chiaro il corvo. Quindi va nella parte di quello lento. Sì. Ok. Faccio, seguiamo il corvo, seguiamo. Tu vedi uno sbuffo di fumo che sembra un corvo molto alla lontana, ma... Forse più evidentemente come è dettagliato. Ok, evidentemente lui vede una cosa che noi non vediamo, ma sta andando nella stessa direzione in cui le tracce segnalano che sta andando quello più lento. Perfetto. Già. Quindi prendiamo quello più lento. E nel frattempo carico le pistole. E proseguendo nella direzione che... Ma stiamo andando sempre verso la torre, un po' spostati, no, o adesso stiamo deviando? Proprio lontano dalla torre. Dalla parte opposta. Mm-hmm. Quindi eravamo già dall'altro lato del fiume, ok. Vi state proprio allontanando adesso ancora di più, mm-hmm, seguendo il vicolo. Più o meno andando in verso che direzione? La torre è a nord, voi state andando leggermente verso sud, okay, più o meno. Quanto verso c'è ancora di città prima di uscire? Ok. Anche perché è una città abbastanza grande, Aldor. Anzi, forse è sicuramente la più grande dell'impero, forse una delle più grandi del vecchio mondo. Ok. Proseguendo nel vicolo, seguendo le tracce e il corvo, le tracce portano all'ingresso di una casa. È una casa di quelle proprio da vicolo. Sono due piani probabilmente costruiti abusivamente da qualche nano con pochi scrupoli che ha costruito. Sì, molto probabile. O di Bari. Che ha costruito questa casa e la... affitta probabilmente a prezzi irragionevoli agli umani che non si possono permettere di vivere in altre zone della città, perché comunque siete in una zona abbastanza povera in questo momento. E quando il sole si spegne solo un piccolo pezzo ne rimane schiarito, e le tracce proprio entrano nella porta. La porta non sembra particolarmente robusta. Il corvo, da dove sei adesso, non lo vedi. Io continuo a guardare il cielo. Entriamo? Tu apri la porta. Oh, hai visto il corvo entrare lì? L'ho perso. Se vogliamo chiamare corvo, sì. Ok, proviamo a entrare. Era una colomba, forse è Sciaglia che ci ha mandato un segno. Proviamo a entrare di soppiatto. La porta è chiusa? La porta a vederla e basta, non lo sai. Provo lentamente a vedere se si apre. Io sono con la pistola estratta in copertura. Allora, la porta non è chiusa, quindi quando inizi a spingere senti che si apre. E senti dall'altra parte il ringhio di qualche animale. Quando inizia ad aprire la porta. Ok. Mi faccio cenno di aspettare con la mano. Apro la porta. Va bene. Meno male che voglio vedere se c'è qualche. Sono pronto se c'è qualche. Io mi immagino un cane, perché mi è già capitato. E qualsiasi cosa ci sia dentro, voglio fargli lo sguardo d'acciaio. Quanto hai di willpower? Lo sguardo di Mor. Di willpower 4 più 2 bianchi. Attimo in bagno. Aspetta però. No, sono. È un mio check, niente. In teoria del discepolo c'è un bianco in più, ma solo. Quando lo fai tu. Questo si cancella con questo. Questo si cancella con questo. Still the chaos.
E due stelle del caos è un successo. Sei... Beh, si annullerà il successo. No, sono due svantaggi. Anche se eri pronto a, al fatto che ci fosse l'animale, non eri pronto al quanto grosso fosse questo animale. Per un attimo torni indietro, non spaventato, però il tuo istinto di sopravvivenza ha preso la meglio sul tuo essere perso nel tuo mondo. Vedi che è un cane gigantesco, quasi praticamente una specie di lupo addomesticato, e sta tirando la catena a cui è legato talmente tanto che vedi che si sta proprio facendo male, ha la bava che gli cola dalla bocca, probabilmente è rabbioso. Lo guardo male, faccio: un lupo non può spaventare un corvo. Te lo guardo male cercando di fargli lo steel gaze. Vai. La difficoltà è... disciplina. Su willpower, disciplina willpower. Ok, sì, i mostri funzionano un po' diverso, quindi è 3. Ok. Un 2 viola. Oh, scusa. Niente. Allora, sono 2 dei dadi, 1 della cosa e poi è... Intimidate Fellowship, no, solo willpower. Dovrebbe essere così. Allora dico contro Cerbero. Questo è uno svantaggio o un successo, no? Sì. Quindi in caso non lo con questo. 3 successi, un vantaggio e stella del caos, solo la parte negativa lì, quindi sarebbe è Rattled, che non so cosa sia, non tremante. Si può avvicinare a me perché ha paura. E si deve allontanare da me con la sua prossima manovra e tutti i suoi attacchi hanno un nero in meno. Ok. Si sta toccando anche il cane. Il cane arretra. E non ho usato il coso visage. Perché cosa fa Fear? Perché c'era una spell che tipo ti dà 2 Fear 2. Ok, Fear 2 è la difficoltà per superare il tiro di paura. Ok. Che ti dà stress. E se superi lo stress, per cui inizi a prendere effettivamente è dadi neri, comunque, poi rischi di prendere lo status spaventato che fa brutta roba. Ok, lo guardo male e inizio a fargli il verso del corpo. Il cane il cane arretra un pochino, sta comunque continuando a ringhiare, tiene le orecchie basse, vedi che è pronto comunque a saltarti alla gola se ti avvicini, però intanto sta arretrando. Io faccio giusto un passo avanti e mi sposto sulla destra per poter far entrare anche loro. Lui ti sta tenendo d'occhio, anch'io, sostenendo il tuo sguardo, perché vedi che è quasi completamente pazzo. E con la veste faccio anche un po' così, faccio... Invece lui abbasso le braccia. perché gli animali tra il quasi completamente pazzo e il pazzo. Gli animali per spaventarli devi muoverti e sembrare più grosso, quindi sto facendo così con le braccia, tipo ali. Ok, io guardando questa scena resto basito come quando ho visto i due nani gemelli. Intanto però un lupo rabbioso ha abbassato le orecchie davanti sono a un tizio che pesa 15 kg che sta facendo è un grandissimo bluff, è un psicopatico. Esatto, il mio dilemma è: lo infiocino il cane e metto la fine a questa cosa, oppure la lascio andare avanti perché... Beh, tu vedi che è spaventato, però non è che rimane lì, non è che si allontana e dice ok, passa padrone. C'è l'opzione 3, infiocini alla Rico. No, ci consegna una perla almeno ogni partita, quindi non posso... Non ho detto lo uccidi, lo infiocini così, giusto per passare il tempo. Il cane è arretrato abbastanza. Aspetta, faccio loro qualcosa con l'ho intimidito. Da lasciarvi lo spazio per entrare, però se provate a oltrepassarlo comunque chiaro. Cercherà di mordere. No, io due cose da fare, sì. Allora, la prima è, questo tipo d'animale, lo riconosco. È un grosso cane, un po' selvatico. Education? Nature lore, forse meglio. Nature lore è un po' più... Per capire se... cioè, questo lo uso come azione di movimento. Se vuoi che gli tiro una cometa di Sigmar, basta che lo dice. Non siete, in combattimento, quindi non è che c'è una manovra e l'azione. No, per me è combattimento subitaneo dopo questo tiro, per capire. La difficoltà, scusami? La difficoltà è 2. 2 è la standard base. 2 svoltaggi. No, non posso benedire gli animali. 4 non successi. Li vuole gli animali. E come 30. Il cristianesimo. Non hanno un'anima. Come il tentacolo di prima.
È un lupo grigio, cioè, è un bastardo in realtà, non è un puro sangue lupo, però cioè, è più un lupo che un cane. Cioè, ok, è più un lupo che, quindi è un animale che di solito in città è difficile. No. No, e soprattutto la bava che perde tutto quanto, per te è chiaro che è rabbioso. Ah, un cane rabbioso, ho paura, gli sparo. No, io se vedete la prima no, sto facendo tu però dai, sta sparando, sai che casino fa se spara? È proprio necessario. Sei sveglio. Io faccio per cliccare, vuoi mettermi la mano sulla pistola? Ti dico, è proprio necessario avvisarli tutti che siamo qui? La rabbia è una malattia, non è una pazzia. È una malattia. Io sapevo che quello era un animale aggressivo, quindi ero più per abbatterlo. No, anch'io sono per abbatterlo, però con metodi silenziosi. Ah, fai pure. Io con la più o meno della non pistola non mi avvicino. Non conta qualcosa del genere? Probabilmente sì. Aspetta, forse ho un'idea. Visto che ce l'ho ancora dietro, vorrei tirare il... fare un petardo alla volée, che di solito dovrei averli dietro. No, un petardo enorme. E metterlo la dentro. Bomba Maradona. E dentro. No, peggio. Metterlo dentro. No. Perché non voglio far rumore, no? No. Lo metto nel culo del lupo. Accendo. Così attutisce, no? No. Ma no, è stile. Che fa così, niente di. Come i fagioli. Sì, esatto. Stile Capodanno a Castellammare di Stabia. No, ragazzi, è come un mentre palloncino. Tu stai preparando, io mi avvicino un po' al lupo. Fino a che non vedo che è lì pronto per attaccare. Allungo la mano sinistra volendo farmela attaccare. E appena l'attacca voglio provare a togliere e dargli una manata sul muso cercando di fargli healing hand. Ce lo curi? Voglio provare a curargli la rabbia. Ok. Bisogna sperimentare, non so come funzionano le magie in questo mondo. Quindi... Capì che avevo paura di uno psicopatico. E vabbè, ok, non lo sbrano. Beh, immagino che la prima cosa che fa quando avvicino la mano sia di morderla perché è spaventato da meno. E perché voglio... è un cane rabbioso. ma soprattutto si è spaventato perché non è che l'ho tranquillizzato. No, ma soprattutto perché è un cane rabbioso. E allora appena cerca di morderla provo a toglierla preparando l'azione. E dagli una mano in faccia. Cosa ti faccio? Una prova di... Fai lui un attacco con difficoltà? Fai quant'hai di agilità? 2. Ecco, lo peggiori di 2. Ok. Allora, lui ha... C'ho anche weapon skill, serve a niente? Non gli dà un nero in più? No. Non stai usando un'arma e lui non sta cercando di disarmarti. Sta cercando di disarticolarti. Quello probabilmente sì. Poi vediamo, adesso secondo quanto male mi fa, la sarà una cura, ma come se si fa sulla faccia. Io ti conosco. Altra cosa che non attira nessuno. No, sarà cura. Quindi una cometa dentro una casa. Ti manca. Sai che cartone animato? Attenzione. La luce bianca che esce. Esatto. Ti manca, ma la bava di questo cane vola verso di te, quindi sta attento a non ferirti, perché tu non l'hai notata adesso la bava. Se ti ferisci, la probabilità che ti finisca... Ricordamelo tu, perché non lo ricorderò mai. E non me ne sono accorto, immagino, perché l'ha fatto. Aveva fatto la cometa, quindi no. E provo a curarlo. Difficoltà in teoria è la injury level, che la consideriamo una malattia grave, quindi okay. Da 2. Scusa, ho preso tutti i viola. No, dai. Però sono 4 vantaggi, 3 successi. O in realtà 3 vantaggi. Scusa, 3 vantaggi. Ah, ecco. 3 successi. E la cosa negativa, vedi, scegliela tu perché non vedi neanche se funziona. Teoricamente gli curo una ferita critica con severità 3 o meno. Lo curo di 2 ferite e basta. E diventa uno schnauzer. No, gli curi la rabbia e gli curi anche parte delle ferite. Scusa, che si piccola cosa, facendo. L'hai segnato il nero in più per l'attacco che mi hai fatto prima? Uno svantaggio. Ok. Gli curi anche parte delle ferite che si era fatto cercando di tirare la catena per liberarsi. Non è più un cane rabbioso, ma è comunque un cane incazzato. Va bene.
Io sono ancora lì per adesso, la mia azione l'ho fatta. E adesso invece che ringhiare, cercare di staccarti il braccio a morsi, sta iniziando ad abbaiare molto rumorosamente. Faccio due passi indietro. Puoi sparargli adesso. Adesso che è sano puoi sparargli. Ma no. Ehi, ho curato. Non ti dico ma no. Fai quello che vuoi. No, non voglio sparargli ormai. Ho messo la pistola. Allora, hai presente la polverina che avevo fatto annusare a Ralph? Infatti, bravo, e i che, sali. Esatto, ci metto quel petardino dentro, piccolo piccolo. E gli faccio saltare la testa. È piccolo, gli faccio diventare un'arma a spargimento per fare una nube che lui se la respira. I sali che hanno dato la pazzia a un tizio, no? E in teoria l'hanno smunto Ralph, se lo fa lo stesso col cane si addormenta. Vai. Che fa? Fai un tiro di, in questo caso, Education. Ma no. Soffiagliela negli occhi così non ci vede, passiamo. No, fai un tiro di scaldaggeri. Okay. Perché tra fare alla svelta la bombetta e lanciarla nel punto giusto ci sta. Mi gioco un po' di fortuna. Difficoltà? Difficoltà ti direi 2. Perché comunque non è... È pur sempre un cane legato, per quanto grosso. Ritiri. Che madaschia. 4 successi e uno svantaggio. Lo svantaggio è che ne respiri un po' anche tu. Allora anche Alarico. Era nel mezzo. No, ne respiri un po' anche tu. Ah, mentre la preparo. Lo svantaggio è solo uno ed è solo tuo. Giusto. Buona fortuna. Quindi fai un tiro di robustezza e resilience, di cui però hai anche l'addestramento. Ho ancora il più uno che mi aveva dato Roberto quando eravamo nel tunnel, o è finito? No, è finito. Difficoltà? La difficoltà era quella della tua bombetta. Decidila tu, sarà la stessa difficoltà che fa il cane dopo. Ho fatto 3 successi, 3. Okay. Siamo onesti. Gli elfi amano i gatti, Luca. Oh, comodoschi! No, una bombetta. Orca put... Orribile? Sì, no, peggio. Ma per me? Peggio. Adesso... Due vantaggi e 3 fallimenti. Lui se ne va nel mondo dei sogni per, credo, 7-8 turni. Tieni, pescane una. Ale, cos'è arrivato? Catatonia, perfetto. Vedi? Guardo il muro come se fosse la mamma. Allora c'è cioè, oddio. Che stavo facendo? Lui invece, vediamo che cosa fa. No, anche lui fa il tiro di... Ah, giusto, per è vero, perché c'è la polverina bomba nell'aria. Non lo so. Ok, dove chiedo qua. Chiedi a lui, esatto. Non ma in teoria non è così brutta. Lui fa un successo. E vaffanculo. Però 2 svantaggi. Gli svantaggi sono che comunque per allontanarsi, lui si butta indietro quando vedi che gli lanci qualche cosa che poi fa... Pum, si lancia indietro. Sbatte però contro il muro e inizia a grattare contro la porta che c'è oltre di lui. Mm-hmm. E si ferisce nel farlo. Quindi in realtà è già ferito, però sta continuando, anzi forse inizia ad abbaiare quasi di più di prima. Ma finisce alla fine del turno? No, finisce finché non te la toglie qualcuno oppure la prossima sessione. Anche tu sei stato benedetto da Mora. Che culo. Io mi avvicino al cane e provo a porgergli l'arpione perché lo morda, di modo da impegnargli la bocca, tirarlo e far entrare questi due dalla porta. Fai un tiro di guile. Ok. O nature lore, magari. Nature lore, sì. Quindi. 3-4. Sto pensando a Nano, per fortuna è uscita catatonia, perché sennò era la grande botta. Beh, le altre 2 tra cui potevi... Difficoltà? 3. Ok. Vabbè, adesso non è più in rabbia, quindi 2. Una era nervi fragili, che ci poteva stare... E l'altro era la febbre gialla.
No, nervi fragili sarebbe stato benissimo. Era cocaina in pratica. Un successo e un vantaggio. Il cane vede che ti stai avvicinando un po' troppo e effettivamente inizia a mordere l'arpione. Senti che comunque tra il aver avuto la rabbia, anche se è stato curato, comunque non si è neanche mai riposato e non sai da quanti giorni fosse qua attaccato alla catena a tirare. Anche se non è più mezzo strangolato, comunque dei segni gli rimangono, è un po' indebolito, quindi riesci a tenere tu l'arpione mentre lui tiene l'arpione e lo tieni impegnato. Io mentre lui lo tiene impegnato provo a fare San Francesco. Okay, e voglio fare uno stunt, grazie alla mia santità, avvicinarmi, appoggiargli una mano sulla testa, grattandogli dietro le orecchie per tranquillizzarlo grazie all'aura santa che emano. Difficoltà? Ti prego, fai come il dragone. La difficoltà è 2, come... Adesso faccio 2 stelle del caos, la mia santità lo uccide. Padre Maron arriva, ecco. E se poi te ne penti? Esatto. Se la vuoto, si torna via. No, dai. 4 successi, 2 vantaggi. Padre Maron qui non è... Ce l'ha fatta, Padre Maron. Riesci a calmare l'animale, sussurrandogli delle parole... Non andare d'amore. Esatto. Stai qui. Ora che sei in salute, forse per te le cose andranno meglio. Faccio un po' di gratto dietro le orecchie. Libero. Non si calma. Liberalo. Così lo chiudiamo fuori dalla porta. Liberalo tu, intanto io lo sto calmando. Va bene. Io liberalo tu. Lui è sempre agganciato all'arpione con i denti. Ti posso. Adesso lo sta facendo un po' più per gioco. Ok, allora slego la catena e piano piano lo accompagno fuori dalla porta. Apro la porta. Vai, lo sei libero come le ali di Mor. Appena apri la porta, lui lascia il. L'arpione, anche se stava giocando, la porta aperta è sempre la porta aperta. La luce! Okay. E lo vedete partire nelle strade. È stato più difficile del tizio col tentacolo. Eh sì. Anche perché non volevate ucciderlo. Non uccidere la gente, no, in questo modo è più difficile. Beh, soprattutto dopo che l'avevo curato, cazzo. L'ho curato! No, adesso è curato, sparagli! No. Esatto. Entriamo nella casa. Entrate nella casa. La casa è poco più che una catapecchia. Mi permetto, loro due entrano nella casa, io sono fuori a guardare il cielo. Esatto. Catatonico. Catatonico. Stavo vedendo segni di morte. Sto guardando le nubi delle ceneri che muovono. si chiamano segni. Sì, ora li vedo anch'io. Vedi, vedi, ora li vedi anche tu. Che cazzo sei finito? Dentro la casa non c'è quasi nulla. Vi sembra più una catapecchia in cui qualcuno ha fatto squatting, ha occupato abusivamente la casa, per cui c'è giusto un tavolo, c'era la catena che teneva legato il cane e una ciotola. Ma sai, è il caso di investigare la casa? Magari troviamo qualche indizio su quelle persone che per te erano sospettose. No, le impronte venivano da questa parte. A questo piano, c'è un piano di sopra poi, però a questo piano non c'è una porta sul retro. Quindi se è entrato effettivamente qua dentro, o è al piano di sopra e sa che siete qua. O si è trasformato in un lupo rabbioso. O si è trasformato in un lupo e ve l'avete fatto uscire. O mi sembra una cosa un po' azzardata, visto che la prima cosa era lui che gli stava sparando. Quindi l'idea non era delle migliori, però ha funzionato, l'importante è quello. Magari lui si è trasformato in lupo perché era uno scarsone e ha detto: se mi trasformo in lupo ho più possibilità di farcela. Oppure è al piano di sopra e se ne è uscito dal piano di sopra. Questo non lo sai, perché poi i tetti di Aldorf sono... Iniziamo a investigare la casa. Sì, io provo a battere il pavimento con l'arpione per sentire se c'è del vuoto sotto. Fai una prova di osservare e la difficoltà è 3. Io vado in fissa su un punto qualsiasi della casa. 3 e un nero, perché più fai rumore più comunque avvisi... L'eventuale. Chi di dovere. Beh, un successo. Un successo e un vantaggio. Un successo e un vantaggio. Ci metti un po' perché vuoi fare una cosa abbastanza accurata senza al contempo fare troppo rumore. Però sei sicuro che non ci sono botole segrete o candelabri che tirando aprono una porta nella casa vicina. Quindi se è sicuramente andato al piano di sopra.
È dura da chi guardare ora. Niente passaggi. Io sono in fissa su un angolo della stanza. L'altra è fissa fuori. Vabbè, vado su piano piano. Comunque Luca mi ha ucciso dicendo che sono diventato il piccolo aiutante di Mor. Io salgo spalle al muro e tenendomi sempre sul punto più largo della scala in modo da vedere su, okay, mano a mano che sali al piano di sopra. E al piano di sopra la situazione è ancora più spoglia di quanto non fosse al piano di sotto. Non è nemmeno possibile chiamarlo letto, è proprio un giaciglio di paglia buttato per terra. Vedi che ci sono dei frammenti di pietra verde in un angolo. La finestra è aperta e probabilmente chi era qua è uscito dalla finestra. Se vuoi vedere se ci sono altre tracce, puoi fare un'altra prova di osservare il piano sopra. Io sono di sotto, poi ti aiuterò in caso. Sempre difficoltà 3? No, difficoltà qua è 2 perché è tutto libero. È anche andato via abbastanza di corsa, quindi comunque un successo. Sì, un successo inapplessivo. Anche qua ti prendi il tuo tempo, lo fai con cura anche per tenerti un po' lontano dalla pietra, che hai sì, visto che esatto, non è una cosa saggia toccarla. Osservando bene non ci sono altri oggetti o altri passaggi segreti, però noti su una delle pareti dei segni che all'inizio sembrano scarabocchi e però da come sono fatti ti pare di capire che siano probabilmente un messaggio in codice. Non sono parole, quindi finché non trovi magari la chiave di lettura è impossibile capire che cosa vogliono dire. C'è una cosa che ti salta però all'occhio, perché uno dei simboli ti sembra una specie di corvo. Come? È uguale a quello delle guardie che abbiamo trovato infiocinate nel... Sì. Cazzo. Sicuramente. Vabbè, urlerei al gombloddo. Tanto nessuno ti risponde. Esatto. Quindi parlo con la mia seconda personalità e gli dico: forse c'è un complotto. Poi mi sposto nella stanza, mi guardo nella direzione da dove sono venuto. Potresti avere ragione, Cutalion. Anche tu, Cutalion, effettivamente mi stai dando ragione. Quindi abbiamo ragione, è un complotto. Sì, Cutalion, è un complotto. E così sono impazzito anch'io. È morto il secondo e si è avuto uno sdoppiamento di personalità. Esatto. Qualcuno lo doveva pur fare sto secondo. Esatto. Quindi lo faccio io, che sono sicuramente il migliore secondo di me stesso. E quindi su questo io direi che chiudiamo questa puntata. Sì. Questa puntata di Fumble. Fumble! Fumble! Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it, Fumble che now! È il network di questa trasmissione. Da settimana prossima, oltre a Fumble, ci trovate anche SideQuest. Yeah. Abbiamo già giocato, perché sono andato anch'io alla prima sessione di SideQuest come special guest. E abbiamo giocato a Dread. Avete giocato a Dread? Ambientazione? Tales from the Loop. Fico. Bello. Perché la campagna poi sarà di Tales from the Loop, la prima figata. Campagna. Che quindi per adesso la prima puntata è un one shot. La prima puntata è il one shot che per vedere i giocatori nuovi mette le basi per la campagna. Ah, ok, quindi è canon il one shot. Sì. Okay. Sì, è il prequel 20 anni prima. Ah. Infatti, quindi non sono bambini. Gli stessi personaggi. No, non eravamo bambini, okay. Eravamo adulti negli anni 60. Figo. Un po' tipo Hit al contrario. No, che in teoria nel libro ci sono degli eventi che sono successi anni prima che continuano a riaccadere. Se avete perso, e mannaggia a voi, la puntata di sabato che abbiamo fatto per il Filtri Festival. Secondo me non c'è, puntata, secondo me è solo un'allucinazione mio signore. No, c'è. È una splendida puntata. Andate a recuperare la puntata, la recuperate o sui siti che vi ho detto prima, la trovate su Spreaker, la trovate su YouTube, la trovate su Facebook. Andate a guardarla perché parliamo di che cos'è un gioco di ruolo e... facciamo una delle mie puntate preferite di questi ultimi 5 anni. Che altro dire? Potete andare su fumblegdr.it/shop e comprare i nostri gadgets.
oppure potete andare su qwerty.it/associati, diventare soci di Qwerty. È un ovolo mensile, più o meno ricco a seconda di quanto volete. Potete anche, se non avete modo o avete già dato soldi a Qwerty o a noi, potete andare su iTunes, lasciare delle recensioni a 5 punti fortuna e 5 segni di morte. 5 corvi stasera per una voliera. Ma stasera faccio 5 bombette, sì. Lui un po' meno. Esatto. Perché gli sta bene, chi di sali ferisce. Di sali ferisce. E qui c'è rischiato di ferire. Abbastanza. No, allora, quelle che ti ho fatto pescare sono tutte follie o malattie, quindi... Io posso curare la follia, il problema è che di solito non capisco più come è folle. Sai perché? C'è Ral che ce l'ha da 3 sessioni quella pazzia. Detto questo, noi ci sentiamo di nuovo settimana prossima con Warhammer. La settimana dopo ancora, dato che nel frattempo è uscito Mazinga Z al cinema, andate a vedere Mazinga Z al cinema, poi sentirete la puntata di 18 su Mazinga Z e poi noi giocheremo a Gattai. È la settimana dei robottoni, quella della prima l'ora. Settimana di novembre. Non vedo l'ora. Gattai, se non sapete cos'è, è un gioco che ho scritto io e che per la puntata verrà messo sul sito, che se Dio vuole... Se Mor vuole, sarà finalmente pronto, altrimenti sarà comunque sul sito, ma poi lo dovrò ricaricare. Mor sta guardando verso quel sito. Parecchio, molto accuratamente sta guardando quel sito. Tu continui a dire che c'è il sito, se il sito, e lui è lì che fa F5. F5. Mor è onnipotente. Mortacci. Mortacci sua.